Intervistato Piero Terracina, intervistatrice Pupa Garripa, Roma, 12 settembre 2000. Sono Piero Terracina, ho quasi 72 anni, sono nato il 12 novembre del 1928 e racconto. Piero Terracina, intervistatrice Pupa Garripa, Roma, 12 settembre 2000. Sono Piero Terracina. Ho quasi 72 anni, sono nato il 12 novembre del 1928 e racconto un po' la mia storia. Parto da quando ero bambino, per quello che mi ricordo, abitavamo a Monteverde, esattamente in via Lorenzo Alla, e facevo parte, ero il più piccolo, di una famiglia numerosa. E con noi, con il quindi, vivevano i nonni, i nonni paterni, i miei genitori, e avevo due fratelli e una sorella più grandi di me. Era una famiglia medio borghese, mio padre era rappresentante di commercio, noi figli studiavamo tutti, cioè io ancora no, ma ho iniziato ad andare a scuola nel 1934, quindi, ma prima i miei fratelli erano più grandi e quindi andavano nelle scuole, tutti nelle scuole statali. I suoi fratelli andavano nelle scuole statali perché a Roma non c'era ancora la scuola ebraica. No, a Roma c'era la scuola ebraica, era soltanto però credo per le elementari. Però noi abitavamo a Monteverde, quindi quattro figli. Per mia madre sarebbe stato quasi impossibile accompagnare noi bambini più piccoli o più grandi nelle varie scuole e quindi necessariamente bisognava trovare una sistemazione nelle vicinanze di casa. E infatti io poi all'età di 6 anni, come tutti i bambini, ho iniziato a frequentare la scuola pubblica a Monteverde, era la scuola Francesco Crispi, era a pochi passi da casa, e i primi giorni mi accompagnava o mio padre o mia madre, poi naturalmente essendo tanto vicino a loro non c'erano certamente i pericoli del traffico che ci sono oggi, quindi a un certo punto ho iniziato addirittura ad andare da solo. E ho frequentato questa scuola fino al 1938. Avevo finito la quarta elementare, dovevo iniziare la quinta e ho iniziato la quinta in quella scuola, esattamente nel mese di settembre del 1938. Erano già state emanate le leggi razziali e quando ho iniziato a frequentare la quinta elementare. E tutto andò normalmente, come non era assolutamente cambiato niente, perché nella scuola che io frequentavo sembrava che dovessero fare una classe per soli alunni ebrei. Poi invece questo non fu possibile, comunque arrivammo esattamente al giorno 15 novembre, una data che io ricordo molto bene, c'ho tutto quanto in mente, tutto preciso, nitido, come l'ho vissuto allora. Io entrai in classe, tra l'altro il 15 novembre, appena 3 giorni dopo il mio compleanno era stato il 12. Il 12 mi ricordo perfettamente, era un sabato, non andai a scuola, non perché fosse sabato, ma perché mio nonno dice così festeggiamo il compleanno, mi prese per mano, mi portò in centro, che poi il centro era la zona del ghetto dove lui era nato, del resto via Regula, strade, cose. Anzi, mio nonno diceva, quando usciva di casa, ricordo che diceva, si domandava dove andava, dentro Roma, perché per lui dove abitavamo
a Monteverde, per lui non era Roma. Roma era passato il Tevere, quella era la Roma. E mi ricordo che mio nonno quel sabato, esattamente il 12 novembre, mi portò con sé, facemmo una lunga camminata, lui incontrò dei suoi amici, tornammo a casa, festeggiammo come si festeggiava allora. Mi ricordo ancora perfettamente che mia madre, siccome mi piacevano, quel giorno fece addirittura gli gnocchi, perché naturalmente allora non è come ora che si comprano al supermercato, si facevano in casa, era un lavoro abbastanza lungo, particolarmente per una famiglia numerosa. E poi venne la domenica, il lunedì andai a scuola, non successe niente. Ricordo perfettamente il martedì, era martedì 15 novembre 1938. Io entrai in classe come sempre, ma mi sembrò, ebbi così un po' l'impressione che i miei compagni di classe mi guardassero con un'aria un po' strana, non quella consueta, ma non ci feci molto caso. La mia insegnante, che tra l'altro io e questa insegnante la portavo addirittura dalla prima elementare, cioè la portavo dalla prima alla quinta, era un'insegnante, mi era sempre sembrato che fosse un po' il suo, così, mi seguiva particolarmente, mi sembrava che mi volesse bene. Qualche volta mi mandava nelle classi superiori o per recitare una poesia o per far leggere un compito, eccetera. Quindi era un rapporto, direi, molto buono. Si chiamava, la mia insegnante, la maestra si chiamava Milano, questo me lo ricordo perfettamente, ma non era di religione ebraica, anzi, direi che era tutta la famiglia, erano fascisti, ma fascisti della prima ora. E così la mia insegnante quel giorno fece l'appello, ma non chiamò il mio nome. Mi ricordo che soltanto alla fine mi disse: Terracina, esci. Rimasi un po' meravigliato, anche se in casa avevo inteso qualche cosa, ma non ci avevo fatto caso più di tanto, perché non era una cosa per bambini, era una cosa per grandi. E io risposi subito: perché, che cosa ho fatto? Dice: devi uscire perché sei ebreo. Queste parole, secche secche, senza aggiungere assolutamente altro, e dovete uscire. In quel momento io ebbi la sensazione che il mondo mi crollasse addosso. Io ero stato educato all'amore per lo studio, per la scuola. C'era mia madre, che non tralasciava occasione per ricordare che se uno fosse riuscito nello studio, poi nella vita sarebbe stato tutto molto più facile. E quindi quando mi disse: tu non puoi stare qui, non puoi stare a scuola, non puoi studiare, eccetera, ebbi veramente una sensazione terribile, perché pensai subito: e che cosa farò mai nella vita? Il fatto appunto che mia madre insisteva sempre su questi concetti, veramente mi perso perché pensai che non so che dovrò fare i mestieri più umili, già mi vedevo a dover fare le cose più umili per poter vivere. I suoi compagni che reazione hanno avuto alla sua uscita? Ma non ci furono assolutamente nessuna reazione, sguardi tanti, tutti guardavano dalla mia parte, però naturalmente nessuno che abbia detto una parola. D'altra parte non era certo una cosa da bambini quella di poter intervenire su una cosa di questo genere. E quindi, ripeto, fu veramente un grosso trauma per me quel fatto di essere mandato via dalla scuola.
A casa che cosa gli raccontarono i suoi genitori? Lei ritornò subito a A casa? casa poi mio padre mi disse che era una cosa che lui aveva previsto, che lo sapeva e che malgrado quello che gli avevano assicurato, che probabilmente avrebbero formato una classe di soli bambini ebrei, comunque era già quella stessa, era una discriminazione. E poi c'era un'altra cosa a cui pensai in quel momento, cioè i miei amici erano là in quella scuola. E mi domandai subito, ma li rivedrò ancora, potrò vederli? E invece no, non fu possibile. Non mi sembra proprio, perlomeno io non l'ho mai saputo, che a casa mia fosse arrivata una telefonata, non avevamo il telefono, non tutti ce l'avevano in quell'epoca, ma ce l'avevamo anche per il fatto che mio padre svolgeva una professione, quella di agente di commercio, per cui aveva necessità anche del telefono. E perlomeno io non sono assolutamente a conoscenza che sia mai arrivata una telefonata di un genitore, dei miei compagni, dei miei amici, che mi dicesse: ma Piero, che fine ha fatto? Niente. Il silenzio totale, il silenzio assoluto. Evidentemente era una cosa che non riguardava la gente, che riguardava gli altri. E gli altri eravamo noi ebrei. Ha ripreso a studiare, come occupava le sue giornate? Ma quasi subito, direi dopo, non so, forse saranno passati non più di 10 giorni, cominciai subito a frequentare la scuola ebraica. La scuola ebraica, devo dire che il primo anno, quello della quinta elementare, fu un anno così, un po' di transizione, perché i disagi erano veramente tanti, la scuola era sovraffollata, quindi però, insomma, tutto sommato, ebbi così la possibilità di fare subito nuove amicizie, tra l'altro nuove amicizie tra i correligionari, che prima invece non conoscevo per niente, tranne i miei fratelli, i miei cugini, e io di ragazzi ebrei non conoscevo assolutamente nessun altro. Dov'era la scuola? Dov'era la sede della scuola? La scuola ebraica era a Lungotevere. Lungotevere poi è stata abbattuta e ricostruita dopo la guerra, ma nello stesso posto dove si trova adesso la scuola Vittorio Polacco, e Vittorio Polacco si chiamava anche allora, quella era la scuola elementare. E passò quell'anno, feci l'esame di quinta elementare, passai alle scuole medie. Queste amicizie che erano nate nella scuola direi che si sono sempre più insaldate. E, tutto sommato, insomma, non ho inteso poi tanto la perdita dei vecchi amici, ne ero fatti di nuovi. Si E dice che i tutto. ragazzi ebrei studiassero moltissimo, che per dimostrare a tutti che erano uguali agli altri, se non migliori come studenti. Sì, ma direi che il merito di tutto questo era intanto il corpo insegnante, che era veramente eccezionale. Indubbiamente c'era stata la possibilità di una grande scelta, in quanto tutti gli insegnanti ebrei di qualsiasi scuola, nelle scuole di ogni ordine e grado, come recitava la legge, erano stati mandati via dalle scuole, quindi c'era la possibilità di scegliere un vastissimo corpo insegnante. Avevo degli insegnanti validissimi, ma io quello che ricordo con particolare, direi, affetto è il preside. Il preside, il professor Civino, che era stato nominato dal ministero, non era ebreo, era stato nominato a dirigere questa scuola di ebrei. Era giovanissimo, era molto giovane. E mi ricordo tutto, la sua figura, mi ricordo che entrava spesso nelle nostre classi ed era lui più che altro la molla che ci incitava a studiare, perché diceva: dovete dimostrare qualche cosa che gli altri ragazzi non devono dimostrare, dovete dimostrare di non essere inferiore a nessuno. E questo per noi direi che era un grande incentivo, che ci spingeva veramente a fare qualche cosa che probabilmente nelle altre scuole non si faceva.
Direi che in quella scuola mi sono trovato molto bene. Purtroppo però questa scuola io l'ho potuta frequentare soltanto fino all'anno scolastico 1942-43, perché nel 1943 con l'8 settembre, con l'occupazione tedesca di Roma, naturalmente la scuola non fu proprio riaperta per l'anno scolastico 1943-44. E quindi rimasi in casa, tra l'altro, i miei fratelli e mia sorella già da tempo avevano dovuto abbandonare gli studi. Erano più grandi, e mio padre, che era rappresentante di commercio, aveva perso, gli avevano tolto il mandato, le case che rappresentava. Era andato poi a lavorare per un'azienda qui a Roma, un'azienda sempre nello stesso settore che lui aveva sempre, dove aveva sempre agito, soltanto che lui agiva per conto di fabbricanti. Qui a Roma invece prese la rappresentanza di una ditta grossista e non era assolutamente la stessa cosa, ovviamente, però doveva mantenere una famiglia. E quindi quando perse le rappresentanze, la prima cosa che si discusse in famiglia era quella che i giovani ragazzi, i miei fratelli, che erano più grandi di me, dovevano cominciare a lavorare. E Quanti anni quindi, avevano i suoi fratelli a quell'epoca, nel 43? dunque, nel 1938. Nel 1938 mia sorella aveva 16 anni, poi un altro fratello 15, poco più di 15, e l'altro 14. Quindi io poi avevo 10 anni. E quindi praticamente non subito, non nel 1938, forse sarà stato, penso, nel 1940 che dovettero abbandonare la scuola i miei fratelli. E dovettero cominciare a lavorare. Trovarono un'occupazione presso aziende gestite da ebrei, i quali naturalmente si avevano necessità di personale e cercavano di privilegiare i propri correligionari. E quindi praticamente, insomma, direi che economicamente, col fatto che lavorassero i miei fratelli e mia sorella, almeno in parte, con il lavoro di mio padre, che faceva, che naturalmente mi rendeva molto meno di quello che era prima, però almeno per me la vita scorreva normalmente e direi che tutto sommato ero un ragazzo felice. Ero protetto dall'affetto di tutta la famiglia, e quindi direi che le cose per me andavano bene, ero degli amici, passava il tempo, quindi diventavo un pochino più grande, tra l'altro cominciavo anch'io a partecipare alle riunioni di famiglia, una famiglia molto unita. Per esempio, mi ricordo i miei fratelli, che erano già più grandi, che per esempio, ognuno era libero di fare quello che voleva, potevano uscire quando volevano, come volevano, però c'era un principio a casa mia: allora i pasti bisognava stare tutti quanti insieme. E molto spesso si rimaneva tutti a casa. Io mi ricordo che si parlava delle cose più svariate. Tra l'altro, a casa mia si è sempre letto tanto. E allora c'era come argomento proprio la discussione dei libri che uno stava leggendo, che ne parlava con gli altri. E mio padre, a cui piacevano moltissimo le poesie, e le recitava benissimo. E quindi aveva un libro di poesie e noi ragazzi che lo stavamo ad ascoltare, ma non è che la cosa ci pesasse assolutamente, anzi, era una cosa piacevole. Questo è quello che io ricordo della mia famiglia.
E quindi il tempo, direi, scorreva normalmente, almeno per me, fino appunto al 1943, quando un po' di più andare a scuola. 1943 fu l'anno in cui le cose precipitarono. Già certo, già da prima, non è che le cose andassero poi molto bene, perché noi ebrei eravamo diventati cittadini di secondo ordine, le vessazioni erano tante. Io adesso, tanto per fare un esempio, noi era vietato tutto, ma proprio tutto. Non potevamo andare in villeggiatura in luoghi di importanza strategica, questo diceva la legge. Io mi ricordo un anno, probabilmente sarà stato il 1941, in cui la solita visita dal medico periodica che si usava anche allora fare ai bambini, e il medico disse: "Beh, questo ragazzo forse sarebbe meglio che cambiasse aria". Noi andavamo in vacanza generalmente al mare, andavamo prima a Santa Marinella, qualche volta andavamo sull'Adriatico, a Marotta, ma andare al mare non era possibile, era vietato. E allora mia madre venne l'idea, dice: "Perché non andiamo un po' in collina da qualche parte, magari qui vicino Roma, c'è un paesino su Monti Cimini, Sogliano, andiamo lì a Sogliano del Cimini". Allora, con mia madre e mia sorella, sembra che fosse il mese di agosto, probabilmente sono stato il 41, adesso non ricordo esattamente la data, l'anno preciso, e prendemmo il trenino, che già quella per me era una festa, prendemmo il trenino e arrivavamo a Sogliano del Cimini. Il trenino ci impiegava praticamente tutta la mattinata, quindi arrivavamo nel primo pomeriggio. Prendemmo alloggio in una pensione, ne ricordo ancora il nome, si chiamava Pensione Carolino, dove tra l'altro l'unico pasto che ci ho fatto allora, mi ricordo che si mangiava benissimo, oltretutto a Roma già le cose cominciavano a scarseggiare, molte cose mancavano, invece lì proprio il primo pasto che feci lì fu un bel piatto di fettuccine, che a Roma ci eravamo un po' dimenticati. E dopo qualche ora che eravamo arrivati, arrivò il maresciallo dei carabinieri che comandava la stazione di Soriano di Cimino e disse subito a mia madre: "Signora, mi dispiace tanto, voi avete preso alloggio qui, ma bisogna che domani mattina col primo treno voi ritorniate a Roma". E mia madre fece subito una discussione: "Ma perché?" Dice: "Perché qui non ci potete stare". Ma se guardi, la legge dice che gli ebrei non possono frequentare luoghi di importanza strategica, e quindi non capisco che cosa ci possa essere a Sogliano del Cimino, per cui io con i ragazzi non posso stare qui a Sogliano". "Signora, mi dispiace tanto, signora, mi scusi, ma lei domani mattina deve partire. Questi sono gli ordini, io non posso assolutamente fare niente. Lei domani mattina deve partire". Questa è la cosa. Ora, cosa ci potesse essere a Soriano nel Cimino, un paesino di montagna, dove non c'è assolutamente niente se non dei bellissimi boschi e dei castagnetti. C'era, sì, è vero che c'era un carcere, anzi un penitenziario, dove c'erano gli ergastolani, ma aveva delle mura spesse 2 metri. Io credo che nessuno possa entrare e uscire dal carcere Vuoi o spiegare interferire. come il maresciallo è riuscito a sapere che voi eravate ebrei? Perché aveva ricevuto il cartellino segnaletico della pensione, perché tutti quelli nuovi arrivi dovevano essere segnalati al comando dei carabinieri o alla questura del comando dei carabinieri. Credo, non so neppure se ci fosse la questura a Soriano del Cimino all'epoca. C'era certamente la stazione dei carabinieri e a loro era arrivato il cartellino delle presenze Perché che sui aveva documenti c'era mandato. scritto razza E c'era scritto, ebraica? no, c'era scritto Terracina, evidentemente questo dal nome aveva subito dedotto che
che fossimo ebrei. D'altra parte era un nome tipicamente ebraico. E c'era indicato anche la razza, era indicata anche la razza ebraica. Ma non so se sul documento ci fosse scritto la razza. Io sinceramente, bambino, non avevo il documento, quindi sinceramente non lo ricordo. Ma comunque poi alla stazione dei carabinieri non arrivava il documento, arrivava il cartellino. Non so se ci fosse scritto razza o se ce l'avessero mandato il proprietario della pensione. Fatto sta che la mattina dopo, da Soriano del Cimino, dovevo prendere il primo treno che ritornava a Roma e tornare a Roma. Quindi le reti razziali, oltre che essere, diciamo così, mettere a terra qualsiasi famiglia, pensiamo soltanto ai venditori ambulanti che poi allora non erano i venditori ambulanti di oggi, che magari il banco del mercato può essere quasi un negozio. Molti di questi avevano addirittura la cassetta attaccata al collo e andavano a vendere i ricordi di Roma, le cartoline, eccetera. E beh, erano 800 all'epoca i venditori ambulanti romani, ai quali fu tolta la licenza. Vero è che molti di loro continuarono a fare ugualmente, a svolgere ugualmente la loro attività, il loro mestiere, che del resto era un mestiere proprio da poveretti, non è certo che fossero famiglie agiate, ma era l'unica cosa che sapessero fare. Quindi vuoi perché magari il vigile chiudeva un occhio, vuoi magari perché qualcuno magari dava qualche mancia. Il fatto è che la maggior parte di questi 800 continuarono a svolgere la loro attività. L'8 settembre del 43 ha significato quindi una specie di spartiacque nella vostra vita, con l'arrivo delle truppe tedesche a Ma Roma, non c'è dubbio, l'armistizio. perché lì cominciarono poi la storia, naturalmente. Mi auguro almeno che chi vedrà questa registrazione conosca qualche cosa della storia dell'epoca. Comunque, a parte aver perso tutti quelli che erano i diritti civili, praticamente, a parte il fatto che gli uomini validi erano adibiti al lavoro coatto, quindi c'erano. Era assolutamente vessatoria, tutte le norme erano vessatorie. E soprattutto c'era una cosa, che chi aveva perso il lavoro cercava di inventarsene un altro, era normale, però per svolgere quell'attività che aveva pensato di svolgere doveva chiedere un'autorizzazione. Di qualsiasi cosa si trattasse, questa autorizzazione veniva negata. Ma non solo veniva negata, ma veniva estesa a tutti coloro che già svolgevano quell'attività. Quindi basta leggere il testo delle leggi razziali dell'epoca per sapere, attraverso le leggi razziali, poi soprattutto più che le leggi, erano le circolari, erano le interpretazioni, erano cose che praticamente impedivano a un ebreo di svolgere una qualsiasi attività. Io Lei nel settembre del 43 no, non è più andata a scuola. Allora, come si non svolgeva sono la più sua andato a vita? scuola, non sono più andato a scuola, tra l'altro ci fu prima la richiesta dei 50 chili d'oro da parte dei tedeschi. Un riscatto che venne pagato, se non fosse stato pagato se non fossero stati versati questi 50 chili d'oro, avevano minacciato di deportare 200 capi famiglia ebrei. Però l'oro fu trovato e c'era la parola di un ufficiale tedesco, che allora era Kappler, che assicurava che gli ebrei non sarebbero stati toccati. Poi c'erano tante cose che facevano pensare che a Roma gli ebrei potessero godere di qualche privilegio,
il fatto che era la città del Papa, il fatto che era stata dichiarata città aperta, e quindi praticamente si pensava che per gli ebrei forse sarebbe stato meno peggio a Roma che in qualsiasi altra parte. Quindi in pratica la maggior parte di noi, io e la mia famiglia, rimanemmo tutti nelle nostre case. E mi ricordo, arrivavamo così alla sera del 15 ottobre, eravamo in casa e mio padre diceva: fammi il piacere, domani mattina c'è la distribuzione delle sigarette al tabaccaio. Dice: tu ti vai a mettere in coda, poi arrivo io e tu vai via. Per conto tuo, io tra l'altro, nel frattempo, avevo cominciato seguendo un po' i miei fratelli. Avevo cominciato a lavorare, cioè facevamo un piccolo commercio, andavamo nei magazzini a cercare qualsiasi cosa si potesse trovare, l'acquistavamo e andavamo a venderlo in un'altra parte della città. D'altra parte erano tempi in cui, siccome non si trovava niente, se uno veniva in possesso di qualsiasi cosa, di qualsiasi genere, era facile poi collocarla da qualche altra parte. Personalmente mi ricordo che mio fratello aveva trovato delle lamette da barba. Una volta delle lamette da barba, mi aveva dato dei pacchetti di lamette da barba, diceva: vai in giro e vendi a questo prezzo, eccetera. Io ricordo che tornai a casa e avevo finito tutto quello che avevo, che mi avevo portato dietro in una borsa pesantissima, tra l'altro, perché le lamette da barba erano d'acciaio, quindi pesavano pure. E ritornai che avevo venduto tutto, poi un'altra volta. Un altro fratello trovò delle saponette e anche quelle, questo è per quello che mi ricordo, ma le cose più varie, più strane che uno potesse trovare, e poi andava a vendere da qualche altra parte. Questo ci consentiva, ci permetteva di vivere. Quindi con il 16 ottobre, stavo dicendo che la mattina del 16 ottobre andai dal tabaccaio a mettermi in coda e verso le 10 della mattina vidi che mio padre arrivava quasi in corsa e mi disse: guarda, dice, vieni via. Io, guarda, hanno cominciato la distribuzione delle sigarette, penso che tra poco sarà il nostro turno. E mi disse: no, non fa niente, dice, vieni via. Allora uscì dalla fila e così quasi correndo verso casa, e mi disse: guarda, stanno rastrellando gli ebrei. Quindi Nessuno vi aveva telefonato durante. avevano telefonato la mattina, sarà stato verso le 10, perché io alle 10 mio padre più o meno venne. Ricordo che era una mattina piovosa, ricordo perfettamente, infatti stavo lì a fare la coda per le sigarette con l'ombrello aperto. Arrivammo sotto casa e trovammo tutti quanti, i miei nonni, mia madre, mie sorelle, i miei fratelli, avevano preso qualche cosa, avevano riempito delle borse, delle bisacce, eccetera, tutti quanti aspettavano il nostro ritorno, non sapevamo assolutamente dove dirigerci. Poi disse mio padre: andiamo via da qua, andiamo verso la villa Sciarra a Monteverde. Pioveva, però c'era una specie di gazebo e ci mettemmo là sotto, senza sapere assolutamente che cosa fare. E mio padre, a un certo punto, si andò a domandare, adesso non mi ricordo neppure il nome, se c'è una possibilità di sistemarci in qualche modo. Ritornò dopo un po' e ha detto che possiamo andare a casa sua, ma noi eravamo in otto. E questo gli mise a disposizione in una stanza. La mattina dopo vedemmo che non era assolutamente possibile, insomma, stare in otto persone in una stanza. Era disagevole per noi, ma creavamo disagio anche ai padroni di casa. Ci rendevo conto che non era possibile. Facemmo il giro di alcuni conventi su a Monteverde, ma non riuscimmo a trovare l'ospedale. Per la verità,
trovammo un collegio, un convento, adesso non ricordo esattamente, che stava in via, era in via Alessandro Poerio, sempre su Monteverde, che ci avrebbe accolto, però bisognava pagare una retta e non avevamo più mezzi. Cioè vivevamo giorno per giorno con i proventi di questo piccolo commercio che facevano i miei fratelli, che faceva mio padre. Tra l'altro mio padre cominciava pure a non stare troppo bene in salute. Poi a mio padre venne un'altra idea, diceva che conosceva il portiere di uno stabile su Monteverde. Dice, sentiamo un po', se questo è una brava persona, se ci può aiutare in qualche modo. Andammo in questo palazzo, tra l'altro uno dei più alti di Monteverde, un palazzo di 10 piani, e il portiere disse, io ho le chiavi di un appartamento che è vuoto. È vuoto, cioè mobiliato, però il proprietario è andato via e quindi ho le chiavi sistemate lì, che vuol dire che poi metterete da parte il corrispettivo per l'affitto, quando ritornerà glielo darete. E i miei nonni trovarono ospitalità da questo stesso portiere, portiere che certo non lo faceva certo perché era un eroe, non lo faceva perché aveva visto della gente in difficoltà, non pensava assolutamente di fare un atto di eroismo, ma era un eroe. Accolse i miei nonni nel suo sottoscala, dove non so, forse ci saranno state 2 stanze, non ce n'erano certamente di più. Al piano di sopra chi stavano i suoi genitori? Al piano di sopra, invece, nell'appartamento andarono i miei genitori e mia sorella. Io e i miei fratelli invece sempre nello stesso palazzo, nello scantinato dove avrebbe dovuto esserci il carbone per il riscaldamento, ma il carbone non c'era, e noi la notte stavamo lì, il giorno dovevamo uscire. La mattina salivamo nell'appartamento, che tra l'altro era l'ottavo piano, e salivamo nell'appartamento dove erano i miei genitori e mia sorella per cambiarci, per lavarci, eccetera, e poi subito in strada. Non c'era posto per tutti al piano Ma non è che non all'ottavo ci fosse piano. posto, soltanto che siccome oltretutto si pensava che prendessero più che altro gli uomini giovani, e allora i miei fratelli non volevano stare a casa. Pensavano che potesse essere pericoloso. Il giorno stavano in giro per la città, poteva succedere di tutto, come purtroppo a tanti è successo, che sono stati presi per una spiata perché riconosciuti da qualcuno. Avevano delle calze fasse i tuoi fratelli? Non mi sembra che avessero le cose, io non avevo assolutamente, ancora non avevo documenti. Non avevo documenti, ero un ragazzo, avevo 15 anni, no, neppure 15 anni, 14 anni. E quindi praticamente non avevo documenti, anzi 15 anni. E non ricordo sinceramente se i miei fratelli avessero Continuavano nei loro dei piccoli documenti commerci? falsi, eh? Continuavano nei loro piccoli commerci? Continuavano i commerci perché naturalmente dovevamo vivere, non potevamo fare diversamente, quindi continuavano il piccolo commercio, questo era successo prima, mi ricordo proprio quel periodo lì che uno dei miei fratelli si trovò sotto un bombardamento a Roma e scampò dal bombardamento, ritornò a casa molto, molto impressionato dal fatto di stare sotto le bombe. I vicini come li chiamavano? Continuavano a chiamarli Terracina, lei ricorda? Cioè. Che I cosa? vicini di questo palazzo dove siete andati ad abitare, Sì. e sotto che nome vi conoscevano? Sotto Terracina? Continuavate No, a chiamarli? non penso, ma veramente io penso che sì, che ci fossero come Terracina, perché noi praticamente non è che ci fossimo allontanati di tanto da casa nostra. E quindi praticamente certamente ci conoscevamo, certo non avevamo messo il nome sulla porta. Il nome sulla porta non l'avevamo messo, però certamente c'era qualcuno che ci conosceva come Terracina, ma io penso che. Però lì dentro quel palazzo non mi sembra almeno che avessimo
qualcuno che ci considerasse nemici. Non mi è sembrato, anzi, ricordo che c'erano alcuni vicini che dicevano: ma perché la sera non c'era il coprifuoco? Perché magari non stiamo insieme, facciamo una partita a carte, eccetera, cioè, venite a casa nostra oppure veniamo noi da voi, eccetera. Questo appartamento che strada stava? Si Questa ricorda, sì, il nome della via e il sì, era numero? piazza Rosolino Pilo a Monteverde. Questa era Quanto tempo è andata avanti questa vita? È andata avanti per molti È mesi? andata avanti praticamente in questo modo fino al 7 giugno, anzi al 7 aprile del 1944. Il 7 aprile del 1944, la sera del 7 aprile, iniziava la Pasqua italiana. Oh, tra l'altro, mia nonna, quando era ospite nella casa del portiere, un giorno si sentì male. E mio padre, un fratello, la portò all'ospedale del Littorio, si chiamava allora, adesso si chiama ospedale San Camillo. Fu ricoverata, non fecero assolutamente nessuna eccezione. Poi, però, purtroppo, dopo pochi giorni è venuta a mancare. E c'era anche la difficoltà di fare il trasporto funebre. C'era il problema del trasporto funebre e fecero naturalmente la denuncia della morte e poi d'altra parte era l'ospedale stesso perché la morte era nell'ospedale quindi cosa. E doveva essere tumulata e pensarono subito che fare la tumulazione nel cimitero ebraico poteva essere rischioso. Allora decisero i figli, e mio padre aveva due fratelli, e decisero i figli di tumularla nel cimitero ebraico. Alla cerimonia della tumulazione sarebbero andati soltanto loro figli e nessun altro. E naturalmente la cerimonia non poté svolgersi secondo i canoni della religione ebraica, intanto perché mancava il numero delle persone, per cui la cerimonia diciamo, rimane Non ci sono state. a tutti i crismi della regolarità. Il rabbino c'era? Il rabbino non c'era, non c'era il rabbino, c'erano soltanto loro tre figli e il carro funebre. E mia nonna fu tumulata regolarmente, senza però nessuna cerimonia religiosa. Si è verificato però un fatto strano che poi ha raccontato mio padre. Passarono due soldati tedeschi, erano due soldati da Wehrmacht dentro al cimitero. Videro l'attimo, proprio il momento della tumulazione, si fermarono, si tolsero il cappello e poi proseguirono. Sapevano che era un cimitero ebraico? E chi lo sa? Probabilmente sì. Non erano SS, erano soldati. E così ritornarono poi a casa, facemmo poi la sera, facemmo anzi no, questo la sera prima, facemmo la veglia a casa. Facemmo la veglia a casa, poi avvenne la tumulazione, così, ma questo era successo alla fine del mese di marzo. Il 7 aprile la sera cominciava la Pasqua ebraica. Quando la mattina noi salimmo nell'appartamento dove erano i miei genitori e mia sorella, mio nonno era rimasto sempre nella casa del portiere, e mio padre disse: questa sera è Pesach, Pasqua, cioè, perché non facciamo il Seder, Seder è la cena pasquale, cioè, perché non facciamo il Seder? Adesso io sono passati 7 mesi.
dalla occupazione, non è successo niente. E questa sera stiamo tutti insieme. Tra l'altro, mio nonno era quello che diciamo che dirigeva un po' il SEDER, quello che comandava il SEDER, e l'avevamo sempre fatto. Addirittura preparammo in casa anche delle azime, avevamo il pane azime in casa. La sera, mentre facevamo le preghiere, sentimmo bussare alla porta. Capimmo subito che era qualche cosa. Intorno Quanti eravate intorno alla tavola? alla tavola eravamo in otto. In otto perché era mancata mia nonna, però c'era un fratello di mio padre che ci era venuto a trovare il pomeriggio per farci gli auguri, sapeva dove eravamo. Lui stava in una chiesa all'Ostiense, la parrocchia credo che fosse San Benedetto, era praticamente nascosto lì in questa parrocchia. E era uscito, c'era venuto a trovare per farci gli auguri, per poi rientrare prima del coprifuoco nel suo rifugio. Quando seppe che noi quella sera avremmo fatto il seder, allora disse: "Ma rimango pure io questa sera", dice, "mi arrangio qui, poi domani mattina appena finito il coprifuoco me ne vado". Bussarono alla porta e andò ad aprire mia sorella. Ritornò nella sala dove eravamo. Era sconvolta. Dietro di lei c'erano due SS. Cominciarono subito a urlare in tedesco, tra l'altro, le cose che nessuno capiva, chi capiva. E poi invece c'era uno, un altro SS era rimasto sulla porta. C'era uno che parlava perfettamente l'italiano. Quindi tutta quella scena di urlare in tedesco era proprio per intimorirci. E ci dissero che avevamo 20 minuti di tempo di raccogliere le nostre cose, di portare qualche coperta, di portare qualche indumento, e di portare con noi i soldi e gioielli. Perché dove saremmo andati avrebbero voluto servirci. Noi cercammo, mio padre soprattutto, i miei fratelli, cercarono di intavolare una trattativa. C'era mio nonno che aveva 84 anni. Mio nonno era nato nel 1860 Inghietto. in Ghetto, non erano in Ghetto. E quindi ha vissuto la vita del ghetto fino a che quando poi sono usciti dopo il 1870, però era nato in ghetto, era vissuto nel ghetto, aveva sposato una donna del ghetto, ma d'altra parte gli ebrei erano tutti quanti là. E cercavo di intavolare una trattativa dicendo per mio nonno, dicendo: "Che cosa ve ne fate di nuovo gli 84 anni? È rimasto vedovo da poco, abbiate pietà, non ve lo portate, tanto non potrà mai lavorare per la Germania". Ma non ci fu niente da fare. Ci fu soltanto una risposta rabbiosa: "Raus, fuori". I miei fratelli presero mio nonno sotto le ascelle, eravamo all'ottavo piano, scendemmo, 8 piani di scalapiedi, tra l'altro eravamo noi 8 e 3 militari tedeschi, quindi tutto il palazzo è inteso, tutto praticamente. Nessuno si è affacciato alla porta? Nessuno si è affacciato, nessuno, niente di niente, assolutamente niente di niente. Arriviamo al portone dove ci aspettava un'autoambulanza. C'era un altro SS, quindi erano in quattro. Adesso non ricordo però se uno dei quattro faceva anche da autista o se era in più un autista. Adesso questo sinceramente non me lo ricordo. E c'erano due italiani, due fascisti. E mia sorella ne riconobbe uno. Quella mattina, quando lei era uscita per fare gli acquisti di quello che serviva per la cena, era stata seguita da un giovane
si era affiancato, gli avevo fatto dei complimenti, mia sorella era molto bella. Gli aveva fatto dei complimenti, gli aveva chiesto di accompagnarla, poi gli aveva detto se poteva rivederla, mia sorella non gli aveva dato retta, gli aveva risposto come si risponde una ragazza in genere, come si risponde in casi di questo genere, gira alla larga, guarda, non c'è niente da fare, proprio, insomma, così. E poi aveva proseguito il suo giro per gli acquisti, poi naturalmente era rientrata a casa. Questo giovane che ha cercato di fargli la corte, aveva fatto questi complimenti, era un delatore. Era la spia che l'aveva seguita quella mattina soltanto per sapere dove stava. E per prendere poi il compenso di 5.000 lire che i tedeschi pagavano per un ebreo che veniva fatto arrestare. Quindi hanno consegnato 8 persone, 8 esseri umani, per un compenso di 40.000 lire, che per la verità però, certo non è una giustificazione, era una cifra enorme, era veramente una cifra enorme. Salimmo su questa ambulanza. Pochi minuti fino al carcere di Regina Coeli. Il carcere di Regina Coeli, tanto la sensazione terribile di entrare in un carcere. Entrare in un carcere con la coscienza di non aver commesso nessun reato, è una sensazione terribile. Fummo messi faccia al muro davanti all'ufficio matricola. Avevamo l'obbligo di non dire una parola, di non parlare. E invece mio padre trasgredì quest'ordine in un momento in cui si era distratto il sorvegliante, che era sempre un militare dell'SS, e si rivolse a noi figli. Mi ricordo che ci chiese perdono. E poi aggiunse, però evidentemente aveva avuto l'esatta percezione dell'abisso nel quale stavamo sprofondando e dei rischi maggiori ai quali stavamo andando incontro. E disse: ragazzi, mi raccomando, possono succedere le cose più terribili. Mi raccomando, conservate sempre la dignità di esseri umani. Poi fummo messi in una cella. Io insieme a mio padre non mi abbandonava un momento perché ero il più piccolo, pensavo che fossi quello che aveva più bisogno di protezione. Io e mio padre fummo messi in una cella dove c'erano altri 3 detenuti. Devo dire che questi 3 uomini, 3 giovani, almeno 2 erano giovani, uno era un po' più anziano, non so per quale motivo stessero in carcere, e poi hanno raccontato qualche cosa, ma furono meravigliosi. Appena entrati cercarono, era notte. Ormai era notte quando entrammo in cella e ci avevano buttato lì dei pagliericci in terra, ma non c'entravano perché 5 persone in una cella non c'entrano. E allora questi 3 uomini cercarono di stringersi, di farsi da parte, di lasciare più spazio per noi. Avevamo capito che era una situazione assolutamente anormale, insomma. D'altra parte, pure loro, qualche cosa su quella che sarebbe stata la sorte degli ebrei, in parte la conoscevano. La conoscevano perché pochi giorni prima del nostro arresto c'era stato l'eccidio delle fosse ardeatine. Anche fuori si sapeva che c'era stata la rappresaglia,
tanto è vero che anche i giornali hanno obbligato l'ordine a stare seguito, però non si sapeva né il numero delle persone, non si conoscevano i particolari, non si conosceva come, dove, eccetera. Ma a Regina Coeli invece si sapeva molto di più. Evidentemente qualche tedesco di ritorno dalle fosse ardeatine doveva aver parlato, e la voce, non so per quale strano mistero, nel carcere si propaga con una velocità impressionante, qualsiasi cosa. E quindi nel carcere si sapeva che tutti quelli che erano usciti il 24 marzo dalle celle sapevano perfettamente tutti la fine che avevano fatto. Devo dire che questi tre uomini sono stati meravigliosi. Ricevevano dei pacchi da casa e quello che c'era era per tutti. Loro andavano per loro d'aria, ma per noi non c'era questo diritto. Neppure l'ora d'aria veniva concesso a noi. Dovevate rimanere sempre in cella. Dovevamo rimanere sempre in cella, soltanto aprivano per brevi momenti e guardati a vista, aprivano la cella e si poteva soltanto camminare per pochi minuti sul ballatoio. Questo era tutto quello che ci veniva concesso. So che poi i miei fratelli fecero la richiesta di fare un bagno, una doccia, e gli fu concesso. So che loro fecero la doccia. Ma questo è tutto. Siete riusciti a vedere i fratelli e il nonno durante la permanenza a Regina Coeli? No, durante la permanenza di Regina Coeli, no, ma la permanenza di Regina Coeli è stata brevissima, in pratica è stata soltanto di 4 giorni. E quindi li ho rivisti nel momento in cui ci hanno chiamato per essere poi portati a Fossoli. Naturalmente non sapevamo dove, anzi, da quello che sapevamo in quel momento, si stava ripetendo esattamente lo stesso cerimoniale del 24 marzo. Le fosse ardeatine, cioè chiamavano dei nomi, il prigioniero che veniva chiamato doveva uscire dalla cella, doveva andare nel corridoio del carcere e aspettare lì, in fila, in piedi, e chiamavano dei nomi. Io mi ricordo che fui uno dei primi ad essere chiamato. E mio padre era disperato. Urlava, lasciatelo, prendete me. E sentivo la sua voce da lontano anche quando stavo giù, che ero sceso nel corridoio, sentivano le urla di mio padre. Poi invece chiamarono anche lui, ci ritrovammo anche con i miei fratelli, giù nel corridoio. A sera ci fecero salire su dei camion. I camion c'era uno schieramento impressionante perché c'era una camionetta davanti al convoglio. Su ogni camion c'erano due SS sedute sulla sponda del camion. Tra un camion e l'altro c'era una motocicletta con sidecar con due militari sopra. Chiudeva poi la colonna un'altra camionetta con militari tedeschi. Si ricorda quanti camion erano? Quanti erano i Non camion? Eravate in tanti? mi ricordo esattamente, comunque saranno stati 6 o 7 camion. Vedemmo subito che ci stavamo dirigendo verso il nord. E arrivammo nella piazza di Prima Porta. Allora c'era il Dazio, e c'è una piazzetta dove adesso c'è il mercato, è rimasta tale quale come era allora. E soltanto che c'è una rupe
sotto questa rungue si aprono delle grotte, adesso sono state recintate, allora non lo erano. Con le urla dei tedeschi fu fatti scendere dai camion e con i calci dei mitra dei fucili cercavano, e urlando sempre in tedesco, cercavano di addossarci verso, sotto questa rupe, sotto questa rupe. Avemmo subito la certezza che era arrivato il nostro momento, che era finita. Pensavamo adesso ci faranno entrare in queste grotte, faranno saltare tutto e finirà così. Io mi ricordo che mio padre mi disse: guarda, dice, cominceranno a sparare, buttati subito per terra e fai finta di essere morto. Queste sono le parole che mi disse mio padre in quel momento. Poi non si sa come c'è stato uno che ha capito che cosa volevano i tedeschi. Volevano soltanto che soddisfacessimo i nostri bisogni corporali, perché avremmo dovuto viaggiare per tutta la notte, non volevano noie, non si sarebbero mai fermati. Era questo che volevano. C'erano anche donne nel convoglio? C'erano anche donne, certo, uomini e donne, credo, dovevamo essere circa intorno alle 200 persone, non so esattamente quante, ma insomma, più o meno dovevano essere 200 persone. Risalimmo sui camion, viaggiammo per tutta la notte. La mattina dopo arriviamo a Siena. A Siena suonò l'allarme aereo mentre stavamo attraversando Siena. Ci fecero scendere dai camion per farci riparare. Ma riparare dove? Sotto i camion. Non capisco il motivo, non lo so. Soltanto un prigioniero riuscì a fuggire, perché eravamo a pochi metri dalla casa del fascio. Lui, sceso dal camion, nella confusione del momento, scappò, fece questi pochi metri, forse una diecina, non di più, entrò nella casa del fascio. Pensavo che fosse uno che aveva sentito l'allarme aereo e che si volesse riparare ecco, che si volesse rifugiare, che volesse. È stato l'unico che è riuscito a fuggire. Tra l'altro io recentemente ho letto una sua testimonianza, Ah, perché quindi si è salvato. si è salvato. Ho letto una sua testimonianza perché, siccome io faccio parte della commissione per la ripartizione del fondo di solidarietà delle banche svizzere, e a tutti è stato chiesto, quelli che hanno fatto la domanda per accedere a questo fondo, è stato richiesto di mettere una breve storia delle loro vicissitudini durante l'occupazione tedesca. E lui raccontava questo fatto. Io non sapevo assolutamente né chi fosse, come si chiamasse, non sapevo niente. Mi è capitata questa testimonianza, l'ho riletta, e quindi lo sapevo perfettamente che c'era uno che era scappato. Non sapevo chi fosse, adesso lo so. Si Si chiama ricorda il nome? Spizzichino. Il nome adesso in questo momento non me lo ricordo, comunque si chiama Spizzichino. E tra l'altro io ho preso nota di queste testimonianze. Spero di avere il tempo a un certo punto di ritirarle fuori, cioè quelle che ho preso il numero della pratica, praticamente di quelle che ritengo che siano le più valide, che dicano qualche cosa, tutte veramente dicono qualche cosa, ma ce ne sono certe che sono veramente importanti, direi, per una testimonianza di quello che è stato allora. E quindi spero un giorno di avere il tempo di ritirarle fuori e di ricavarne un qualche cosa, che penso che potrebbe essere molto utile, molto istruttivo. E vedremo un po' se sarà possibile. Ci portarono lì a Siena dentro una caserma, fummo lasciati in un porticato di questa caserma. Poi fummo fatti risalire su dei camion e su degli autobus. Però sugli autobus non è che stessimo seduti, gli autobus, non so, c'erano 30 persone sedute,
e 50 in piedi, e quindi eravamo stipati dentro questi autobus. Ormai già la stanchezza cominciava a farsi sentire. Io mi ricordo che io naturalmente ero uno di quelli che stava in piedi, e mi ricordo che a un certo momento mi ero ritrovato che stavo in piedi, ma con il busto completamente piegato sul sedile, sullo schienale del sedile di questo. Ero proprio completamente piegato a metà. Mi ero messo perché evidentemente ero crollato, ma come me anche molti altri, soltanto che non c'era certo lo spazio per potersi riposare in qualche modo. In queste condizioni arrivavamo al campo di Fossoli. Campo di Fossoli era un campo creato dagli italiani, sorvegliato dagli italiani, ma con un comando tedesco che era fuori del campo. E la vita lì nel campo di Fossoli, tutto sommato, era una vita abbastanza normale. Si viveva ancora in gruppi familiari. Avevamo steso una delle nostre coperte per creare un angolo, forse un minimo di privacy, e tutti insieme, quelli della mia famiglia, vivevamo in quest'angolo. Stavamo lì, non si lavorava, però lì a Fossoli, dopo pochi giorni che eravamo arrivati, accadde un fatto terribile, un fatto per cui per la prima volta ho visto morire un uomo. La morte di mia nonna mi era stata risparmiata, anche se io ero lì nell'ospedale, nel momento in cui mi è mancata, naturalmente mi hanno risparmiato la visione di mia nonna che stava morendo, e mi hanno risparmiato anche la visione di mia nonna quando era deceduta. Mi ricordo che un giorno entrò una mattina, era una mattina di sole, e noi stavamo tutti quanti sulla piazza dell'Appello di Fossoli, capannelli di prigionieri, si parlava, io mi ero fatto anche lì degli amici, ne ricordo uno in particolare, Renzo Roccas di Pisa. Aveva la mia stessa età e che poi è morto dopo pochi mesi ad Auschwitz. Eravamo diventati molto amici, eravamo sempre insieme, molto vicini. E ricordo una mattina entrò provenendo dal comando un soldato tedesco. Io non l'avevo mai visto. Evidentemente doveva essere arrivato da poco. Ricordo perfettamente anche la sua figura. Era un tipo piuttosto basso, un po' rotondo, calvo, o quasi calvo, assolutamente insignificante. Entrò e cominciò subito a urlare in tedesco delle cose che naturalmente, come al solito, non conoscendo il tedesco, nessuno capiva. E questo continuava a urlare, e la sua ira aumentava di momento in momento, non si sapeva assolutamente che cosa volesse. A un certo punto ha tirato fuori la pistola, ha sparato in testa un poveretto, che è caduto morto all'istante, in mezzo a noi, eravamo tutti quanti là. Si chiamava Pacifico Di Castro, giovane di una trentina d'anni. Mi sembra che avesse lasciato a Roma moglie e figli. Poi cercammo dopo di ricostruire perché. Che cosa ha fatto. E alla fine poi è venuto fuori qualcuno, magari conosceva qualche parola di tedesco, e ci ha detto che sì, non si è tolto il cappello, a parte che era aprile e faceva già abbastanza caldo, quindi nessuno c'era il cappello, lui ce l'aveva. Ci
C'era l'ordine, quando entrava un soldato tedesco, un ufficiale, ma anche un soldato semplice, il prigioniero si doveva togliere il cappello. Lui aveva il cappello in testa, credo che fosse l'unico che ce l'avesse, e non se l'era tolto. E per questo era stato praticamente condannato a morte all'istante. E questo soldato aveva eseguito immediatamente la propria sentenza che aveva messo lui. È stata la prima volta che ho visto morire un uomo. Poi purtroppo, dopo in mezzo alla morte, ci sono vissuto. Il 17 maggio chiamarono la mattina all'appello e ci dissero di prepararci, che avremmo dovuto partire. Ci dissero di fare rifornimento d'acqua, di portare via tutte le nostre cose. Ci venne dato del pane e del formaggio. Fummo portati nella stazione di Carpi e fummo fatti salire su dei carri bestiame. Eravate tutti insieme, voi Noi familiari. eravamo tutti insieme. Nei carri c'erano uomini, donne e bambini, ma della mia famiglia. Io ero con mio padre e con mio nonno. Ripeto, già l'ho detto, lo ripeto, mio padre non mi abbandonava un momento. E su un altro carro c'era i miei fratelli con mio zio, e su un altro ancora mia madre con mia sorella. Quando salimmo sui camion, sui carri, chiusero subito, li chiusero da fuori, misero praticamente il fermo allo sportello, che si poteva naturalmente aprire soltanto dall'esterno. E certamente qualcuno venne l'idea di contarci. Nel carro dove ero io, era un carro abbastanza grande, ricordo la scritta che c'era fuori. Fuori c'era scritto 8 cavalli o 40 soldati, era del tradotte. E noi ci contammo, eravamo in 64. E 64 persone su un carro non c'entra. Non c'entrano sdraiati, ma non c'entrano neanche in piedi. Lì c'era mio nonno che aveva 84 anni, c'erano delle donne anziane, degli uomini anziani, c'erano delle mamme con i loro bambini, e assolutamente non ci si entrava. Ci avevano dato un bidone per i nostri bisogni, che avevano lasciato là in mezzo, noi lo mettemmo in un angolo del carro. E cercavamo anche di coprirlo con qualche cosa, ma direi che molto presto cominciò addirittura una certa conflittualità nel carro. Tanto si può immaginare il nervosismo che provoca una situazione di quel genere. E poi pensate, quando questo secchio, questo bidone, si era riempito e che i liquami uscivano. E le persone che erano lì vicino e cominciavano a lamentarsi, dicevano, ma non c'era niente da fare. Non è che potevamo dire, beh, facciamo a turno per stare lì, ormai ognuno aveva il suo spazio, che non era uno spazio, perché la maggior parte del tempo io dovevo stare in piedi. E molto spesso, se cercavo di tenere i due piedi per terra, prima di riuscire a trovare il pavimento del carro, io trovo il piede di qualcun altro, se non magari c'era qualcuno che stava seduto, sdraiato, la testa o un braccio o una gamba. Questa era la situazione dentro a quel carro. Comunque la sera il carro si mosse, ma mi ricordo che si fermava a tutte le stazioni, tutte, le faceva tutte. Evidentemente il nostro convoglio non aveva la precedenza sugli altri, anzi. Si fermava anche nelle stazioni più piccole. E nelle stazioni si fermava in una banchina dall'altra parte, nell'altro binario,
arrivavano altri treni, c'era gente che saliva, che scendeva. Tutti quelli che erano là sentivano, vedevano questo convoglio di disperati. Disperati perché poi oltretutto cominciò presto il dramma terribile della sete, l'acqua era finita. E allora tutti invocavano che venisse data dell'acqua, particolarmente poi per i bambini. Ma non c'era nessuno che, non so, che facesse qualche cosa, ma l'impressione era che quelli che erano lì sulla banchina ci ignorassero completamente. Io credo che se invece di esseri umani si fosse trattato di non so, un carro di animali, di cavalli, di buoi, di pecore, di maiali. Certamente sentendo i lamenti di questi animali, qualcuno sarebbe corso alla protezione animali a dire guardate che lì sta succedendo questo. Ma non è successo, erano esseri umani, ma non è successo niente. Assolutamente niente. Non credo proprio che ci sia stato qualcuno che sia andato a protestare. Abbiamo attraversato città, paesi, dove tra l'altro c'era una resistenza da parte dei partigiani notevole e certamente sono venuti a conoscenza di questi trasporti di gente disperata, ma non c'è stato mai nessuno che abbia fatto qualche cosa. Io non dico che avrebbero dovuto tentare di aprire i carri, di dare l'assalto al treno, era una cosa indubbiamente impossibile, ma mettere una bomba davanti a quei binari e ritardare un po' il massacro, io penso che questo si poteva fare. Quanti giorni è durato il viaggio? Il viaggio è durato 6 giorni, poi è stato fermo tutta la notte, tutta la mattina successiva e soltanto pomeriggio del settimo giorno il treno si è mosso dalla stazione di Auschwitz, la stazione normale per entrare nella stazione all'interno del campo. Quando il treno si fermò in questa stazione all'interno del campo, aprirono i carri. Immediatamente una confusione terribile perché i tedeschi avevano tutti quanti un bastone e un cane, o perlomeno se non tutti avevano il cane, moltissimi ce l'avevano. I cani che arrabbiavano e che Abbaiavano. abbaiavano. Noi che cercavamo i nostri carri, che avevano viaggiato su altri carri, vederli per un momento, vedere come stavano. Ora io feci presto a scendere dal carro, avevo 15 anni, poco più di 15 anni, e feci presto a scendere, a sottrarmi alle percosse, eccetera, ma lì piovevano bastonate su chiunque si attardasse, qualsiasi motivo. Vidi, poco dopo, vidi i miei fratelli, che poi per resto stavano appena un carro dopo quello dove ero io con mio padre e mio nonno, e insieme andammo a cercare mia madre e mia sorella. Poi vedemmo che avanzavano da lontano, venivano dal fondo del convoglio, camminavano sulla banchina, quella che poi sapemmo che veniva chiamata la rampa. Seguiti dai tedeschi che menavano bastonate da chiunque capitasse a tiro, raggiungemmo mia madre e mia sorella, e mia madre ci abbracciò tutti, piangevo. Ci dette la sua benedizione. Poi vide che c'erano dei tedeschi che si avvicinavano con i bastoni alzati e con il cane.
disse: ora andate. Poi disse anche altre parole che io lì per lì non capii. E domandai poi a mio fratello: ma che cosa ha detto? Mio fratello mi disse: ha detto che non vi vedrò più. Formarono due file, una fila di donne e una fila degli uomini. Finalmente avevano messo ordine tutti quanti in fila per cinque. Davanti alla fila delle donne c'era un gruppo di soldati e di ufficiali tedeschi, erano i medici del campo. Tutti con il bastone, uno con un fustino. Cominciò a muoversi la fila delle donne che poi non erano soltanto le donne, perché c'erano le mamme che avevano i bambini, che portavano i bambini o per mano, in braccio, o che li seguivano. Cominciò a muoversi la fila e passavano davanti a questo gruppo di tedeschi e quello con il fustino indicava chi doveva andare in una fila da una parte e chi dall'altra. E lui vide separare mia madre da mia sorella. Mia sorella con le donne giovani, mia madre con le anziane. Quanti anni aveva sua mamma? E mia mamma aveva 51 anni. Mamma aveva 51 anni. E così passavano davanti a questi soldati, ma c'erano delle scene terribili perché cercavano a un certo punto di separare i bambini cercavano di caricarli su dei camion, e mentre le mamme giovani dovevano andare tranquille tra le giovani che poi avevamo saputo che erano quelle che avrebbero potuto entrare nel campo. Però c'erano le scene tremende di queste donne, queste mamme disperate che piangevano, urlavano, cercavano di riprendere i loro bambini, li incorrevano, qualche volta ci riuscivano pure. Però ripassavano davanti a questo gruppo di soldati e gli indicavano per la mamma e per il bambino la parte delle donne. Subito dopo è iniziata quella della fila degli uomini. Mi separarono da mio padre e mio nonno, io con i miei fratelli e mio zio nella fila dei più giovani e gli altri nell'altra fila. Eravamo assolutamente distrutti dalla fatica, dall'emozione, non sapevamo dove eravamo, non sapevamo niente. Avevamo visto, sì, in lontananza, avevamo visto degli stabilimenti, c'erano delle ciminiere, da queste ciminiere usciva del fumo, uscivano anche delle fiamme. E devo dire che un po' questo ci aveva tranquillizzato. Avevamo pensato: beh, ci sono delle fabbriche, andremo a lavorare in fabbrica, dovremo lavorare. Quindi questo ci aveva un po' tranquillizzato. Lei è riuscita a salutare suo papà? Io mi ricordo di mio padre quando si separarono. A un certo punto la fila di questi selezionati, diciamo così, cominciò a muoversi. Mio padre ogni tanto si voltava verso di noi, guardava, alzava una mano e poi si guardava, poi si rivoltava un'altra volta, ci riguardava, ma doveva aver capito tutto. Doveva aver capito tutto, fino all'ultimo momento non faceva altro che voltarsi, e sono sicuro che lui in quel momento aveva la convinzione che non ci saremmo più rivisti. Come si chiamava suo papà e quanti anni aveva? Dunque, mio papà aveva 55 anni, non aveva ancora 56, e
non era stato molto bene, subito prima avevo qualche disturbo circolatorio, subito prima del nostro arresto, praticamente poco prima del nostro arresto. Ma comunque, insomma, ancora era un uomo indubbiamente valido. E così persi dalla vista mio padre. Senta, ma suo papà non ci ha detto come si chiamava? Mio padre si chiamava Giovanni Terracina. La famiglia di mio nonno era una famiglia molto numerosa. Mio padre aveva parecchi molti cugini. Ben 8 di loro si chiamavano Giovanni Terracina come lui, perché usava allora, in parte anche oggi in certe zone d'Italia, di mettere al neonato il nome del nonno. E così era allora, insomma, ci tenevano particolarmente. Quindi erano 8 cugini che si chiamavano più o meno tutti, con pochi anni di differenza tra l'uno e l'altro, si chiamavano tutti Giovanni Terracina. Tra l'altro erano dei cugini che erano molto uniti. C'era sempre un qualche occasione per riunire tutti e si facevano delle grandi feste, questo te lo ricordo benissimo. Si facevano delle grandi feste perché ero a casa di uno, a casa dell'altro, oppure c'era una ricorrenza, c'era un matrimonio, c'erano delle nozze d'argento, c'era sempre qualche occasione per. Suo padre aveva avuto una vita facile? Ma mio padre non aveva avuto assolutamente una vita facile. Mio padre era stato chiamato alle armi nel 1910, credo. Poi nel 1911 c'era stata la guerra di Libia, però lui non era partito per la Libia, ma era rimasto a fare il militare. Poi tra l'altro allora, in quell'epoca, quello che so io, il servizio militare durava anni addirittura. Poi c'erano venti di guerra, nel 1914 iniziò la guerra, nel frattempo nel 1913, in uno dei brevi parentesi tra la vita militare e la vita civile, mio padre aveva sposato mia madre. E erano andati a vivere in una casa in Trastevere, però mio padre aveva portato con sé i genitori. E quindi ecco come i nonni sono entrati in casa nostra. Suo E padre è quindi stato mio richiamato? padre aveva cominciato ad andare in guerra, cioè era stato richiamato alle armi nel 1910. In pratica, senza soluzione di continuità, è arrivato praticamente, è tornato a casa soltanto nel 1918, perché dopo la guerra di Libia c'è stata la Grande Guerra. La Grande Guerra, tra l'altro, lui è stato al fronte, tant'è vero che noi presentammo la documentazione quando c'erano le domande da presentare per la discriminazione degli ebrei, e mio padre aveva presentato la domanda e pensava che lui, che si sentiva un patriota, pensava di aver diritto. Lui era stato al fronte, aveva fatto tanti anni di guerra, aveva esibito le lettere che scriveva mia madre durante la guerra, cioè quando lui era militare, aveva esibito queste lettere piene di patriottismo, non si parlava altro che di patria, quindi pensava che avrebbe avuto diritto a questa discriminazione, che invece non fu ritenuta sufficiente. Comunque mio padre ha servito la patria esattamente dal 1910 al 1918, quindi per più di 7 anni, salvo dei brevi periodi, il periodo del 1913 in cui ha sposato, lui è stato quasi sempre sotto le armi, tant'è vero che lui non ha voluto in quel periodo generare dei figli, è proprio stata una scelta. Poi una volta finito il servizio militare nel 1918, ha dovuto trovare l'occupazione, per fortuna l'ha trovata, ma ha dovuto formarsi, era un professionista, era rappresentante di commercio, non ci si crea in un giorno una professione di quel genere, e quindi soltanto quando ha visto consolidarsi la sua posizione economica, soltanto in quel momento,
cioè nel 1921 è nata mia sorella, che era più grande, a luglio del 1921. Poi un altro fratello è nato a gennaio del 1923, l'altro a giugno del 1924 e io a novembre del 1928. Quindi questa è un po' la storia di mio padre. Non l'ha più Tornando, rivisto, non l'ha più rivisto. Suo padre non l'ha più rivisto. no, io dopo quella selezione lì sulla rampa, naturalmente non l'ho poi rivisto. Noi, diciamo, più giovani, in stato assolutamente così, confusionale, fumo portati in una baracca, in questa baracca che poi sapemmo che veniva chiamata la sauna, e fummo completamente spogliati di tutto, portato via tutto, dai vestiti che portavamo, dagli abiti che portavamo addosso, alle scarpe, eravamo nudi come vermi, come si dice, non avevamo assolutamente niente. Ci fecero fare una doccia, poi dopo la doccia la depilazione completa, con dei rasoi che erano serviti evidentemente già per centinaia di persone, ci venivano passate su tutto il corpo, dove lasciavano dei graffi terribili che bruciavano in una maniera tremenda, tanto più che poi a un certo punto per la disinfestazione usavano un liquido, credo che fosse creolina, almeno da quello che sentiva come odore, eccetera, doveva essere creolina, ci veniva passato tutto il corpo, dalla testa rasata, per tutto il corpo dove era passato il rasoio fino alla punta dei piedi, non veniva salvato niente, quindi era una sofferenza terribile perché era il bruciore di questo liquido. E poi non consideriamo, cioè consideriamo anzi, la situazione psicologica. Noi non sapevamo più niente dei nostri cari che erano andati nell'altra fila. Cercavamo insistentemente di sapere qualche cosa, però a un certo momento si è sparsa la voce che quelli che erano andati dall'altra parte erano già stati uccisi per gas ed erano stati dati alle fiamme dei fuochi crematori. Mi sta ascoltando, penso che posso immaginare come possa essere la reazione quando uno viene a conoscenza di queste cose. Ma dove eravamo incapitati? Si dice l'inferno. Io credo che se l'inferno esiste, Auschwitz è qualcosa di peggio. Comunque, lasciammo la baracca della sauna, fummo portati in un'altra baracca, era già notte fonda. La mattina dopo, alle 4:30, con un suono assordante, fatto di colpi dati con una barra d'acciaio su un tubo d'acciaio, venimmo svegliati, era quella la sveglia. Mi ricordo che chiamarono tutti per il lavoro, però ancora non era stato organizzato il lavoro per noi. E quindi ci lasciarono ancora per qualche ora nella baracca, poi vennero a prenderci. Ci fecero marciare per alcuni chilometri e ci portarono a scavare dei canali. Ora, Auschwitz, dovevamo stare portati, io tra l'altro questo non credo di averlo detto fino adesso, anzi, esattamente eravamo nel campo di
di Birkenau, ovvero sia Auschwitz II, che era il campo che era stato costruito per lo sterminio. Ad Auschwitz I, che erano vecchie caserme della gendarmeria polacca, con l'invasione della Polonia, praticamente avevano subito iniziato a costruire il campo di Auschwitz II, ovvero sia di Birkenau, costruito scientificamente per dare la morte a migliaia e migliaia di persone al giorno. Si calcola che in certi periodi oltre 10.000 persone al giorno venivano mandate nelle camere a gas e poi nei forni crematori. Addirittura c'è stato un periodo, esattamente poco dopo il nostro arrivo, nel giugno del 1944, quando cominciarono ad affluire ad Auschwitz, a Birkenau, cominciarono ad affluire i trasporti provenienti dall'Ungheria, erano 430.000 esseri umani che venivano portati dai ghetti dell'Ungheria ad Auschwitz e a Birkenau. Allora in quel periodo non riuscivano a smaltire quell'enorme massa di cadaveri che producevano ogni giorno. E allora ai margini del campo aprirono delle enormi fosse, circa penso sui 10 metri per 10 metri, tanto erano a pochi metri dal campo, quindi si vedeva tutto e si sentiva tutto. Aprirono queste enormi fosse dentro delle cataste di legno. Veniva dato fuoco, poi dalle camere a gas arrivavano dei camion e scaricavano dentro questi orrendi roghi, scaricavano tutti quelli che venivano portati lì dalle camere a gas, che erano un numero incredibile di persone. Si dice anche che qualcuno arrivasse lì in queste fosse, che non era neppure morto, perché bisognava fare presto, presto. Era tale il numero delle persone da eliminare ogni giorno, per cui non andavano più tanto per il sottile. Io credo che questo proposito potrà essere più esauriente di me. Mio caro compagno, mio caro amico, Shlomo Venezia, non so se ha rilasciato fino adesso la testimonianza, ma è determinante, perché lui purtroppo ha dovuto svolgere il lavoro a Birkenau all'interno di questi terribili stabilimenti di morte, che erano le camere a gas e i forni crematori. Lei che tipo di lavoro faceva a Birkenau? Sì, fumo portati a scavare dei canali. Ora, nessuno di noi, noi provenienti da Roma, aveva mai fatto un lavoro manuale. Io, tra l'altro, avevo poco più di 15 anni, credo che anche come fisico non fossi neppure completamente formato, anche se ero alto come adesso, ma ero piuttosto mingherlino, e la fatica era terribile, perché si lavorava per la mattina la sveglia era alle 4:30, alle 4:30, e per uscire poi, dopo l'appello, per il lavoro, circa alle 6:30, dalle 6:30 alle 7 del mattino. Questo con qualsiasi tempo, con qualsiasi temperatura. Subito dopo l'appello venivano formate queste file di prigionieri che dovevano raggiungere il posto di lavoro.
Il mio lavoro era quello di scavare questi canali perché sorgendo Auschwitz in una zona umida, quando c'erano le precipitazioni si allagava. Allora, attraverso questi canali l'acqua doveva defluire, ma era un lavoro che forse avrebbe richiesto anni perché ogni volta che pioveva si allagava tutto, malgrado i canali che stessimo scavando, ma che richiedevano naturalmente molto più tempo di quello che avevamo. Evidentemente i tedeschi pensavano che la guerra sarebbe durata più a lungo di quella che poi è durata in effetti. I suoi parenti, i suoi fratelli, il suo zio erano con lei? I miei fratelli e mio zio inizialmente erano con me e quindi eravamo sempre vicini, cercavamo così di essere uniti il più possibile, di non lasciarci mai. Poi invece dopo fummo divisi, io continuai a fare quel lavoro, i miei fratelli furono mandati in altri comandi. Mio zio purtroppo, noi praticamente siamo entrati nel campo il 24 di maggio del 1944 e durante la permanenza nel lager si susseguivano le selezioni. Io ricordo che la prima selezione che ho passato è stato credo l'8 o il 10 giugno, quindi pochi giorni dopo, appena 15 giorni dopo il mio arrivo. Proprio in questa selezione, nella prima selezione, e io nella prima permanenza ad Auschwitz, la prima, ripeto, fu a giugno e l'ultima fu ottobre, io durante questo periodo ho passato 8 selezioni. 8 selezioni, non c'è possibilità di sopravvivere a 8 selezioni. Mio zio, proprio nella prima selezione fatta nei primi di giugno, eravamo nello stesso gruppo, nella stessa baracca, fu scelto per andare a morire. Quelli che erano stati selezionati per le camere a gas vennero mandati, venivano sempre mandati in una baracca, rimanevano lì fino a che avevano l'ok dalle camere a gas, che erano libere e quindi potevano affluire altri prigionieri. Mio zio sapeva tutto, sapeva perfettamente che andava a morire e attraverso un altro prigioniero che aveva avuto la possibilità di vederlo, ci aveva mandato la sua benedizione lui e aveva detto: non vi preoccupate per me è finita, è meglio così. E i suoi fratelli? I suoi fratelli? I miei fratelli abbiamo continuato a stare insieme per un po' di tempo, poi quando è stato nel mese di settembre uno dei miei fratelli fu fatto evacuare dal campo. Fu mandato, niente meno che da Auschwitz, fu mandato a Danzica. Quindi praticamente eravamo in Polonia, sud della Polonia, praticamente quasi al confine con la Cecoslovacchia, fu mandato all'estremo nord sul Mar Baltico, quindi è stato lì, ha avuto sempre con sé degli amici, era un gruppo di amici che cercavano di stare sempre insieme. C'era uno che si chiamava Giulio Levi, c'era un altro che era Nedo Fiano e altri di cui non ricordo il nome. A Danzica persero subito uno degli amici, Giulio Levi, morì a Danzica. Poi mio fratello, insieme a Nedo Fiano e ad altri, fu portato esattamente vicino a Stoccarda, nel campo di Echtingen. Questo io ho saputo da Nedo Fiano, che è tornato. Hanno viaggiato
attraverso tutta la Germania, esattamente dal nord-est completamente al sud-ovest della Germania, quindi attraversando tutta la Germania, gran parte del viaggio fatto su carri scoperti. Mio fratello è arrivato a Hechingen, stava male, e soprattutto non avevano da mangiare. Cioè il vitto che gli veniva dato era assolutamente insufficiente. Stava male, era rimasto una sera, stava nel suo giaciglio e il suo amico, il mio amico Nedo Fiano, era stato chiamato dai tedeschi per andare a cantare. Nedo Fiano cantava molto bene, aveva una bellissima voce. Andava a cantare per i tedeschi e cantava le canzoni italiane che erano in voga in quell'epoca, una di queste era Mamma. E la canzone Mamma faceva piangere i tedeschi a calde lacrime. Piangevano per la mamma, però magari accarezzavano il cane, arrivavano a casa e baciavano i bambini, eccetera, però non il giorno stesso, il giorno dopo, il giorno prima, erano capaci di uccidere centinaia o migliaia di persone senza battere ciglio. Quindi Nedo Fiano mi ha raccontato che lui doveva andare a cantare per i tedeschi e aveva detto a mio fratello: guarda Cesare, mio fratello si chiamava Cesare. Dice, vedrai che qualche cosa trovo, qualche cosa mi danno. In genere veniva ricompensato con una zuppa, con un po' di margarina, con un pezzo di pane, con qualcosa. Quando Nedo ritornò nella baracca, andò da mio fratello, cercò di scuoterlo. Stava morendo. In quel momento, era il 24 dicembre del 1944. L'altro suo fratello. Siamo rimasti insieme. E fino all'ultimo praticamente. E soltanto che io ero ridotto ormai allo stremo e mio fratello forse stava un pochino meglio di me, ma stava male pure lui. E tutti e due fummo mandati all'ospedale. Ora l'ospedale era sempre stato l'anticamera delle camere a gas, però eravamo ormai arrivati nel mese di gennaio del 1945, le truppe sovietiche avanzavano, mio fratello cercava di stare sempre vicino a me, se non che ci fu una selezione nell'ospedale, ma una selezione che non era per le camere a gas che ormai non funzionavano più, erano per il trasferimento in un altro campo. Credo che sarà stato verso la metà di gennaio del 1945, forse il 18-19. Praticamente l'avevamo preso per una di quelle tristemente note marce della morte. Cioè i russi avanzavano, i prigionieri dovevano essere portati sempre di più all'interno della Germania. Naturalmente stremati dalla fatica, senza mangiare, ormai i tedeschi erano ridotti anche loro allo stremo, avevano poco anche per loro. Per la strada, queste migliaia e migliaia di prigionieri guardati a vista dalle SS attraversavano tutta la Germania a piedi o su carri scoperti e la maggior parte di loro crollava. Mi è stato detto che mio fratello
un certo punto della cosa era diventata una fuga, quale possibilità di successo poteva avere con vestiti a righe del prigioniero, rapati a zero, ridotti a scheletri umani con un numero tatuato sul braccio. Una fuga non avrebbe avuto assolutamente senso. Io temo e credo che sia rimasto lì sul terreno, magari è caduto, qualcuno gli ha sparato in testa, come facevano con tutti quelli che non ce la facevano più andare avanti. Ancora pochi giorni. Io mi ricordo che il 20 gennaio ancora ritornarono i tedeschi e portarono via un altro gruppo di prigionieri. Il 21 gennaio ritornarono per l'ultima volta. Ci fecero uscire, io facevo parte ormai di un piccolo gruppo che era rimasto. Ci fece uscire dalle baracche, e noi tra l'altro, siccome c'erano dei momenti in cui i tedeschi non c'erano più, quindi eravamo usciti, quelli che erano rimasti eravamo usciti dall'ospedale per rientrare in nostra iniziativa nel campo, perché pensavamo ancora che l'ospedale volesse essere più pericoloso. E quindi eravamo praticamente rientrati nel campo. Un freddo terribile perché quell'anno, l'inverno del 44-45, fu un anno terribile per il freddo. Non c'erano le SS, quindi noi praticamente distruggevamo i castelli di legno, delle cose, c'era per fare un po' di fuoco e per poter sopravvivere. Per Io mi mangiare. ricordo in quel periodo, in quando nelle baracche non c'erano più le 400-500 persone, ma c'erano poche persone dentro le baracche, c'erano 50, 60, forse 100. Allora, il calore dei corpi non bastava più per riscaldare l'ambiente. E allora io mi ricordo che la mattina, quando mi svegliavo, all'altezza della bocca, la coperta che dividevo con un altro prigioniero era un blocco di ghiaccio, il fiato che usciva dalla bocca diventava ghiaccio. Quindi in quelle condizioni noi eravamo alla metà di gennaio del 1945. Che cosa Arma, mangiavate? Cosa arma, mangiavate? non c'era assolutamente niente. Non c'era niente e c'era soltanto che cercavamo di uscire dal campo, andare senza allontanarci più di tanto, perché avevamo sempre il terrore che tornassero le SS e ci trovassero fuori dal campo. C'erano dei campi dove erano piantati dei crauti, e cose. Noi, i crauti naturalmente erano stati tagliati quando era l'epoca, però erano rimaste le radici ed erano quelle che noi strappavamo dal terreno per mangiare qualche cosa. Non c'era assolutamente niente. Con lei all'ospedale c'era qualche amico, qualche persona che conosceva, qualche italiano? Sì, c'erano diversi, tra l'altro io mi ricordo in particolare, mi è sempre rimasto impresso, di un italiano, era di Fiume, era un medico. Eravamo io e tanti amici, c'era una notevole differenza d'età con me. Ma c'era bisogno, tutto sommato, di comunicare di qualcuno, forse per lui addirittura di proteggere qualcuno, e quindi si era formata questa amicizia. Arrivarono i tedeschi, questo sempre negli ultimi giorni, e chiamarono il suo nome. Chiamarono il suo nome e non chiamarono il mio, come quello di altri. Allora lui disse: vedi Piero, dice, mi mandano a morire. Sono state le ultime parole che ha detto, ma non andava a morire. Io spero ardentemente che si sia salvato, perché le camere a gas non funzionavano più. Quindi in pratica avrà dovuto fare certamente una di queste marce della morte dove la gran parte dei prigionieri moriva. Io spero tanto che lui si sia salvato.
Non ne ricordo il nome adesso. D'altra parte, gli anni sono passati tanti, sono passati più di 55 anni. Ne ricorda il momento della liberazione? Sì, certo, però non è finito perché racconto ancora questo episodio. Praticamente il giorno 22 di gennaio tornarono ancora i tedeschi, ci fecero uscire tutti dalle baracche, ci portarono fuori del campo e dissero: se c'è qualcuno che non è in condizioni di camminare, si metta da una parte, esattamente guardando dall'esterno l'ingresso del campo, dove c'era scritto Arbeit macht frei, sulla destra del cancello, si metta là e poi passano i camion a prenderli. Lì bisognava decidere in un momento se dovevamo marciare o se dovevamo invece aspettare i camion. E io optai per marciare. Dopo poco la fila dove ero io cominciò a muoversi e iniziava quella che doveva essere l'ultima marcia della morte. I tedeschi erano nervosissimi. Faceva un freddo terribile. Si era fatto già abbastanza tardi e lì annottava presto perché era inverno, pieno inverno, e quindi faceva notte presto. Noi cominciamo a camminare. Cominciamo a camminare e si faceva sempre più buio. Insieme ad altri sette giovani amici con i quali stavamo insieme, tra cui c'erano anche degli italiani e greci soprattutto, o greci di Rodi, e avevamo formato un gruppo, tra l'altro gli italiani legavano molto con i greci e con i rodioti, e decidemmo di tentare qualche cosa. Allora cercammo di rimanere sempre più indietro, se ne sono accorti i tedeschi, non se ne sono accorti, non lo sappiamo. A un certo punto, però, ci buttammo praticamente fuori della strada e rimanemmo lì fino a che si fece notte. Il freddo era terribile. Rimanere lì voleva dire praticamente morire, come dire, Congelato. dopo aver trovato un pezzo di ghiaccio e nient'altro. Allora decidemmo di camminare. Camminammo per tanto tempo, fino a che vedemmo delle sagome di costruzioni. E decidemmo di entrare, qualsiasi cosa fosse, dovevamo entrare. Noi eravamo arrivati nel campo di Auschwitz I, che è soltanto a 3,5 km da Birkenau. Io non so quante ore abbiamo camminato, probabilmente abbiamo camminato in tondo, siamo andati avanti e poi siamo tornati indietro, perché non sapevamo, vagavamo lì per questa campagna senza sapere assolutamente dove stavamo. E siamo entrati in questo campo. Dall'altro lì c'erano le stufe in funzione, c'erano le cose erano in muratura, le costruzioni erano in muratura, quindi erano, non c'erano tedeschi. E quindi entrammo là dentro e trovammo il nostro posto. Purtroppo la mattina dopo ci accorgemmo che sia sui giacigli sia nel terreno al di fuori delle baracche era disseminato dei cadaveri di quelli che non ce l'avevano fatto. Cercammo di trovare qualche cosa da mangiare. Ricordo che uscimmo dal campo, andammo nel magazzino dove è quello che era il magazzino delle SS. Sfondammo la porta, entrammo dentro, trovammo qualche cosa. Io mi ricordo perfettamente che trovai tanto delle bottiglie di vino alle quali rompemmo il collo su una pietra e cominciammo subito a bere. Poi trovammo dei fagioli, trovammo dell'aglio. Io addirittura trovai una scatola di conserva di pomodoro italiana, era marca Cirio, da 5 kg. Era un barattolo di conserva da 5 kg. Facemmo festa. Riuscimmo perfino a cuocere questi fagioli che erano duri, che non era una cosa terribile, però mi ricordo che c'era un greco, non più molto giovane, avevo 35 anni, ma per 35 anni per Auschwitz era una vita, e
continuava a dire quanto sono buoni, eravamo fatti soltanto con l'acqua, la neve sciolta, senza sale naturalmente perché non lo avevamo, un po' di pomodoro, un po' di aglio perché avevamo trovato anche dell'aglio, questo era. Ricordo un italiano, si chiamava Giorgio, non so di dove fosse, che implorava e dice dammi qualche cosa da mangiare, dammi qualche cosa da mangiare, ma stava male, guarda, ti può far male. Dice, non ti preoccupare, porta qualche cosa, portai un po' di questi fagioli. Dopo un'ora era morto. Così la mattina del 27 gennaio, nella tarda mattinata del 27 gennaio, aprì la porta della baracca per andare a prendere un po' di neve. Da sciogliere per poter bere, naturalmente facendo attenzione che non fosse troppo contaminata dai corpi che giacevano là, cercando di allontanarmi, cercando qualche posto dove non c'erano le vicinanze, i corpi, cose. A parte che anche i corpi di quelli che erano morti, con il gelo che faceva, certamente non andavano in decomposizione. Così io aprii la porta per andare a prendere questa la neve e mi trovai davanti una figura completamente vestita di bianco, sola. Aveva, non so se un mantello, addirittura un lenzuolo sopra per mimetizzarsi con la neve. Quando sentii aprire la porta, la prima cosa che fece è tirò fuori da questo mantello, tirò fuori il suo mitra, me lo puntò contro, ma si rese immediatamente conto. Che cos'era? Allora fece un cenno con la mano di rientrare, diceva, poteva essere pericoloso perché lo stavo sparando. E io, rientrando nella baracca, comunicai subito che erano arrivati i russi, li aspettavamo, si sentivano i colpi prima dei cannoni, poi delle mitragliatrici, delle Katiuscia, eccetera, quindi la battaglia che infuriava intorno al campo. E comunicai che i russi erano arrivati. Beh, devo dire, non ci fu assolutamente nessuna scena di giubilo, nessuno che abbia gioito in quel momento, nessuno che abbia detto una parola. Io mi ricordo che c'era un italiano, anche questo non giovanissimo, insomma, che a pochi metri da me stava facendo delle abluzioni, gli stava versando dell'acqua addosso perché aveva delle piaghe e quindi cercava le cose. Quando io gli ho detto così, si è voltato, ma guardate, poi ha continuato esattamente a fare quello che stava facendo fino a quel momento. Forse non ci rendevamo conto, forse pensavamo che non c'era nessun motivo per gioire. Sono stati presentati dei documentari girati dall'esercito sovietico sulla liberazione di Auschwitz, dove si vede della gente al di là dei reticolati esultante, i russi che arrivano, i sovietici che arrivano, che praticamente aprono i cancelli e liberano questa massa di prigionieri esultanti. Io a quella scena ho assistito. Momento per un momento, da una distanza più o meno di una cinquantina di metri, non di più. E stava a girare una settimana dopo l'arrivo dei russi. Ora, devo parlare un momento dei russi, dell'esercito sovietico. Beh, devo dire che sono stati, quando sono arrivati, sono stati meravigliosi perché erano ragazzi stremati dalla battaglia, tra l'altro molti di loro avevano creduto che avessero combattuto, anzi avevano senz'altro combattuto la battaglia più dura, c'erano quelli che venivano addirittura da Stalingrado, quindi avevano visto della guerra le cose più orrende che potessero venire. Però mi ricordo i volti di questi ragazzi. Quando vedevano quello scempio terribile che avevano trovato.
c'erano regioni che qualcuno si voltava dall'altra parte quando ci incrociava, qualcun altro piangeva. Beh, io credo che all'esercito sovietico dobbiamo tutti un po' di gratitudine. Hanno liberato Auschwitz. Questo credo che non vada dimenticato. Siete stati Ora, curati? Siete stati curati dai medici sì, russi? in un primo momento c'è stata una totale disorganizzazione, d'altra parte comprensibile per il fatto che dovevano continuare a fare la guerra. Poi però poco dopo sono cominciate ad arrivare le cucine da campo. Abbiamo cominciato a mangiare, forse anche troppo, e qualcuno purtroppo non è sopravvissuto proprio a questo, cioè praticamente ormai un fisico debilitato, non ha retto praticamente. Così questo cambiamento radicale. Mi ricordo che fummo visitati tutti, io fui pesato, non ero tra quelli che stavo peggio, ma pesavo 38 Quanto è alto? kg. Ah, come adesso penso 1,75, 1,75 più o meno. Io pesavo 38 kg, ma c'era chi stava peggio di me, molto peggio di me. C'era gente che non si reggeva assolutamente più sulle gambe, c'era gente che si trascinava. Certo, sì, c'era anche qualcuno magari che era arrivato lì ad Auschwitz da poco e ancora aveva delle sembianze di un essere umano, ma la gran parte non era così. Io adesso non so esattamente quanti ne siano morti subito prima, quanti prigionieri siano morti subito prima e subito dopo l'arrivo delle truppe sovietiche. Certo che sono stati tanti. Io mi ricordo quando i russi raccolsero questi poveri corpi, no, tra l'altro i russi, anche noi ex prigionieri, dovremmo contribuire a ripulire il campo. Anche questa è stata una cosa molto, molto dura, traumatica. Non entro nei particolari perché ci sarebbero dei particolari da raccontare, ma terribili anche questi. D'altra parte, come biasimare i russi che stanno conducendo una guerra feroce e che avevano bisogno di tutto e di tutti. Comunque io stavo male, stavo molto male, e i russi che fecero fare una marcia di trasferimento, e io alla fine di questa marcia crollai, Una marcia a piedi. si marcia a piedi. Io crollai. Loro dissero soltanto praticamente che volevano dei volontari, cioè loro pensavano che avevano detto tanto che poi intanto ritornerete in Italia, eccetera, ma insomma cose molto vaghe. E io arrivato in questa località che era ormai oltre Gliwice, già in Germania praticamente, mentre Auschwitz era in Polonia, e crollai. Mi caricarono su un carretto trainato da un cavallo, quei carretti che si vedono in Russia, nei paesi dell'est, in Russia, in Polonia, quelli con le sponde oblique, c'era la paglia sul fondo, mi stesero là e tornarono indietro per una quindicina di chilometri fino a un ospedale militare che si trovava a Gliwice. Entrai in questo ospedale militare. Ricevetti subito le prime cure, e tra l'altro ricordo così, io di quello che avevano distribuito poi i russi per mangiare, io
avevo preso un pane di margarina che sarà stato forse mezzo chilo, non so. Beh, io custodivo, io pure mangiavo, stavo lì nell'ospedale. Avevo messo questo pane di margarina sotto il cuscino e lo custodivo come la cosa più preziosa che potessi avere. E avevo il terrore che me lo portassero via, ma io mangiavo. Ormai ero in un ospedale curato. Però certo se ne sono accorti, non hanno avuto il coraggio di portarmelo via. Io non so per quanti giorni ho portato con me questo pane di margherita. Comunque, evidentemente sono stato curato e ho cominciato subito a riacquistare un bricio di salute, sarà molto lungo questo perché è durato parecchi mesi la mia degenza nei vari ospedali dell'Unione Sovietica. E mi ricordo una cosa, io ci ho pensato dopo, credo che per tutta la mia permanenza al campo, eccetto il giorno che il mio zio è stato selezionato per le camere a gas, io non ho mai versato una lacrima. In quell'ospedale, nelle retrovie del fronte, evidentemente, che cominciavo a riacquistare un bricio di coscienza dell'essere umano, io a un certo momento scoppiai in un pianto di lutto. Che non so quanto durava, ma tanto, ma tutte le lacrime che avrei dovuto versare prima sono finite tutte insieme. Poi da qui, da quell'ospedale di Clevitz, fui messo su un treno ospedale naturalmente con tutte le cuccette, con i medici, infermieri, eccetera, l'ospedale dove c'era la Croce Rossa sopra. Fui portato a Leopoli. Leopoli faceva parte della vecchia Polonia, ma era la parte della Polonia occupata dall'Unione Sovietica. E lì andai in un altro ospedale, una permanenza di pochi giorni anche lì, e poi fui messo su un altro treno e dopo un lunghissimo viaggio durato 7-8 giorni, arrivai nel Caucaso, a Sochi. Sul Mar Nero, una località meravigliosa, un posto bellissimo. E fui portato lì in un sanatorio, che si chiamava il Sanatorio Pravda, a Sochi. E lì praticamente ho ricominciato piano piano a vivere. Ho avuto, direi che sono stato fortunato. Io sono entrato il 17 marzo in questo ospedale e mi ricordo che la prima cosa che feci fu quella di chiedere carta e penna e scrissi una lettera. Io non so come ho fatto, non avevo mai conosciuto il russo se non dentro al campo perché si parlava anche con i russi e quindi si scrisse. Esisteva una lingua dove era compreso un po' di tutto. Però su un giornale russo scritto con caratteri cirillici ero riuscito a capire che il governo Badoglio aveva nominato l'ambasciatore a Mosca nella persona di Pietro Quaroni. E allora io scrissi una lettera indirizzando all'ambasciata italiana a Mosca e scrissi all'ambasciatore spiegandogli chi ero, dove stavo e che cosa facevo. Silenzio per molto tempo, dopo 40 giorni, mi viene presentato un foglietto di carta, un foglio di carta strappato da un libro dall'altro, dove c'era scritto in caratteri cirillici corsivi il testo che mi era stato presentato come fosse un telegramma. Ora, siccome io raccontavo a tutti che avevo scritto all'ambasciatore che certamente gli avrebbe risposto che, insomma, pensai a uno scherzo. Poi invece di poi c'era un'infermiera lì in questo ospedale che
sarà molto vicino da quando sono entrato. E invece questa qui mi disse, diceva, guarda, io è veramente un telegramma, soltanto che l'ufficio postale non ha carta e quindi lo ha trascritto su questo foglio. È così, all'ambasciatore ti dice che ha ricevuto la lettera, di stare tranquillo che ti avrebbe scritto. Questo diceva questo telegramma. Infatti dopo qualche giorno ricevetti la lettera dell'ambasciatore, che diceva tante belle parole e che avrebbe voluto venire a trovarmi, ma gli impegni del suo ufficio e la distanza mi impedivano, la difficoltà delle comunicazioni, c'erano tante cose, mi impedivano di venire, comunque mi facessi sapere qualsiasi cosa io avessi bisogno, e lui avrebbe cercato di soddisfarla e soprattutto di farmi conoscere qualsiasi spostamento mi avessero fatto fare. Mi raccomando, qualsiasi spostamento tu fai, scrivimi subito in modo che io possa seguirti. Io scrissi che ero trattato molto bene, che stavano nascendo delle amicizie, ma che comunque sentivo la mancanza di leggere qualche cosa, anche se leggevo qualche cosa nei giornali russi, cominciavo piano piano a capire i caratteri cirillici, tant'è vero che ero riuscito a interpretare la nomina dell'ambasciatore, però insomma non potevo leggerli correntemente. E disse, se avesse avuto qualche libro da mandarmi, qualsiasi genere, me lo mandassero, perché io avevo un po' fame di libri. Infatti mi arrivò un po', mi arrivò un bel pacco di libri. Tutti i libri di esaltazione in italiano del Partito Iscritto da Ercoli, alias Togliatti e altri italiani che erano fuoriusciti e andati in Russia, e mi hanno mandato un bel pacco di libri, naturalmente tutti quanti di esaltazione del comunismo dell'Unione Sovietica, compresa la Costituzione dello Stato Sovietico. Era questo, io non so, alle tante 16 anni. Quanti ne avevo, cosa avrei voluto fare di questi libri? Comunque mi lessi pure quelli. Certamente non avevo altri, erano scritti in italiano e quindi mi lessi pure quei libri là. Quindi dicevo, in questo ospedale sono nate delle amicizie, è stato anche un affetto, cosa che molto, mi ricordo, mi è molto caro. E sono andato avanti così fino a che sono stato rimesso all'ospedale. Quando sono stato rimesso all'ospedale, deve essere stato per i responsabili, deve essere stata una decisione non facile. Dove mandiamo un ragazzo di 16 anni e mezzo, quanti ne avevo io? Dice, dove lo mandiamo? Allora decisero di mandarmi al distretto militare. Siccome tutti i militari, io stavo in un ospedale militare. Tutti i militari che venivano dimessi dall'ospedale venivano mandati al distretto, e perché diceva, mettiamoci pure lui e mandiamo al distretto. Al distretto, la prima cosa, mi dettero subito una divisa dell'esercito sovietico, mi dettero, mi assegnarono anche un fucile che era scassato e che non sparava assolutamente. Fui assegnato anche ai turni di guardia, perché sempre con questo fucile che non funzionava in modo, evidentemente c'avevo paura di affidarmi un'arma, e sono rimasto lì per parecchio tempo, fino a che un certo giorno mi comunicarono che avrei dovuto partire perché ero stato assegnato a un reparto. Era quello di cui mi aveva messo in guardia l'ambasciatore. E allora mi misi a rapporto da colonnello, comandante del distretto, andare a colonnello e disse, io non parto perché se non parti, è arrivato l'ordine, devi partire, tu parti. Però non parto prima di tutto perché io non sono cittadino sovietico. Secondo, perché ho 17 anni e ancora non li ho 17 anni e non credo che anche nell'Unione Sovietica a queste età si faccia il militare. Quindi state sbagliando tutto, io non. Questo insisteva che dovevo partire, perché secondo me. E a un certo momento, per la seconda volta dopo l'uscita al lager, sono scoppiato a piangere. Allora,
questo colonnello mi è venuto vicino, mi ha abbracciato, dice: "Oh, calma, che stai tranquillo, non fare così, non c'è bisogno, vabbè, non ti faccio partire, resti qui". Dice: "Adesso chiederò istruzioni a Mosca e poi vedremo che cosa fare". Tra l'altro l'ambasciatore mi aveva scritto delle lettere in cui diceva che lui aveva comunicato praticamente alla stampa, una conferenza stampa, e aveva parlato con tutti i giornalisti, e tutti i giornali avevano pubblicato la mia storia lì in Russia. E quindi io tirai fuori queste lettere, facendogli vedere che c'erano tante intestazioni, carte intestate all'ambasciata italiana Mosca, eccetera. Quindi, fino a che a un certo punto venne l'ordine di farmi avvicinare, non di rimpatrio, ma di mandarmi a un campo di raccolta vicino Odessa, dove radunavano questi sbandati un po' da tutte le parti, e poi per poi rimpatriarli. E arrivare lì in questo punto di raccolta vicino Odessa, a Lusdorf, a 18 km da Odessa, proprio sul mare. Sul mare, la sera andavo a vedere rientro dei pescatori che tiravano le reti, eccetera. Quindi solo che era il solo italiano, e mi fecero trovare là una ragazza, capitano dell'esercito sovietico, che diceva che conosceva l'italiano, ma a me sembrava che parlassi meglio di lui, tanto vero che poi a un certo punto parlavamo in russo più che in italiano, perché dove hai studiato l'italiano? Sui dischi. Aveva fatto un corso sui dischi in italiano, pensava di parlare l'italiano correntemente, perché ormai invece il russo l'avevo imparato, quindi cioè, infatti questo qui dopo 2 o 3 giorni la mandarono via, perché non c'era bisogno. In questo campo cominciarono a arrivare dei soldati italiani che erano scappati dai campi della Russia bianca, ovvero sia di Sluks, Starodub, tra l'altro ne parla anche Primo Levi nella tregua di questi due campi. Erano scappati da questi campi, avevano cercato di attraversare il confine con la Romania sul fiume Prut, erano stati ripresi e avevano mandato lì dove stavo io. Oh, io volevo fare un passo indietro così per dire quello che è stato come ritorno alla vita, quali sono state le tappe più importanti. Ho detto dell'affetto per questa ragazza, per questa infermiera, che direi è una ragazza eccezionale, insomma, Può dirci il suo nome? Come si chiamava questa si infermiera? chiamava Lida Grinvaldi. Tra l'altro Grinvaldi, che sembra un nome italiano addirittura, questa era di Vinnytsia, una cittadina a sud di Kiev in Ucraina. E quindi quella è stata una cosa molto importante, ed è stata anche molto importante una partita di calcio. Quando io ero militare, stavo con le cose, organizzare una. Io giocavo da ragazzo, come tutti i ragazzi, non è che fossi un fenomeno, però mi piaceva giocare, facevo la mia parte, può fare un amatore, un ragazzo che piace dire calcio a pallone. Organizzare una partita di calcio, beh, quello lì per me fu un gran giorno, fu veramente il giorno del giorno della vita, la gioia che ho provato quel giorno io poche volte l'ho provata nella mia vita. Quindi significa, questo sta a significare che sì. A un certo momento si può tornare alla vita. Certo, il ricordo di quello che è stato rimane. Nessuno, non passa niente, rimane tutto quanto dentro di noi, però riprende pure Quando ha rimesso piede in Italia? Ha rimesso piede in Italia? Quando è entrato in Italia? Tra l'altro lì ho detto che eravamo stati raggiunti da questi militari italiani. Devo dire la verità che c'erano tanti bravi ragazzi, ma erano tutti quanti un po' facinorosi, e una trentina. Tant'è vero che a un certo momento, insofferenti, quella che loro chiamavano prigionia, che prigionia? Andavamo ad Odessa, prendevamo il camion che partiva tutte le mattine per Odessa, volevamo andare in città, ritornare quando volevamo. Quindi non vedo che quale prigionia potesse essere, che uno che voleva
scorrazzare liberamente per le strade di Odessa. E quindi cercavano di mettersi d'accordo con un pescatore che li portasse a Costanza in Romania, facendoli fare 200 km di mare da Odessa, come fosse cosa che si gli hanno detto di sì. E poi naturalmente sono andato a avvisare l'autorità la notte quando questo peschereccio è partito. Si sono trovati le vedette con tutti i riflettori addosso e l'hanno rinchiuso in uno scantinato là dentro. Questi sapevano che io ero in contatto con l'ambasciatore, cominciano a dire di scrivere a un ambasciatore che erano trattati male, cose eccetera. Io scrissi questa lettera ingenuo poi e cose. E l'ambasciatore fece in modo che arrivasse una commissione le cose per controllare le condizioni di questo posto. Niente, non si stava assolutamente male, tant'è vero che quando poi arrivò l'ordine di rimpatrio con il treno, il colonnello che comandava questo posto dice: qui ci sono passati 12.000 francesi. Dice: vi assicuro, ti assicuro, mi disse a me, io ero uno di quelli con i quali stava in buoni rapporti, ti assicuro che 12.000 francesi non mi hanno dato tanto da fare come 30 italiani. Che avevano scatenato tutto. Allora, questo treno che doveva riportarci verso l'Italia, esattamente doveva andare a San Valentino, vicino Jena, dove c'era un punto di scambio con gli americani. Noi scambio, dovevamo essere consegnati agli americani. In questo campo di San Valentino dovevamo fare il rimpatrio, fare la quarantena. Allora, questi militari cominciavano subito a dire: ma dice, io. Appena io me ne vado per conto mio, un po' quello che ha fatto Lello Perugia nella tregua, che è descritto nella tregua, che è vero, tant'è vero che Lello Perugia poi l'ho incontrato a Bucarest. E quando tutti quanti dicevano, sai, dice, molti di questi, dice, io quando ho passato il confine me ne vado per conto mio, così arrivo in Italia prima, così non faccio la quarantena. Quell'altro diceva, ah, ma io ho una ragazza qui, dice, ma chi si muove? Dice, io resto qui. Quell'altro che diceva che Bucarest era la piccola New York, quell'altro addirittura cercava la droga già allora. Cioè, Bucarest la trovo. Quindi, insomma, era già così allora, attenzione, qui parliamo del 1945, quindi nel tardo autunno del 1945, all'inizio dell'inverno. Io che conoscevo i russi temevo che se qualcuno se ne andava per conto suo, questi mi avrebbero chiuso il vagone e ci avrebbero riportato indietro. È un'eventualità, non la certezza, ma che possa esistere questa eventualità. Allora, appena passato il confine tra Chisinau, che è la capitale della Moldavia, e Iași, che è la prima città di confine della Romania, sul fiume Prut, io scesi dal treno, che poi tra l'altro è una grande città, Iași. Scesi dal treno, dice, dai, fa un giretto, tanto sai che sai quanto tempo sta fermo, ci vediamo dopo. Uscì dalla stazione, me ne andai per conto mio. Girai per tutta la città tutto il giorno cercando il consolato italiano. Siccome io non conoscevo una parola di romeno, però è una lingua latina, quindi praticamente si riesce a farsi capire. E io, dopo aver girato tutta la giornata, riuscii a trovare il consolato italiano. E disse: guarda, io sto qui, sono di passaggio, ti raccontai tutta la storia, c'era cioè il treno che stava andando dal coso, che io stavo molto male, ero stato in ospedale tanti mesi e non me la sentivo più, quindi mi preso, mi caricavo in macchina, mi portò all'ospedale, mi fece ricoverare. Ritornò subito la mattina dopo, poi venne la moglie, poi ritornò il pomeriggio, la sera, eccetera, eccetera. Dopo qualche giorno disse: beh, ci te la sentiresti di proseguire il viaggio? Ma certo, io sì, adesso sto meglio. Tanto pensavo che quello che doveva succedere ormai era successo. E mi dice: bene, allora ti faccio un foglio di via, tu vai a Bucarest, a questo indirizzo lo consegni al console italiano, che era un certo. Era romano, era Luigi Dominici, gli chiamava. Ci lo consegni al console italiano, vabbè, perché sono i fuori. Arrivai a Bucarest mi disse:
e consolidiamo i figli nella legge maggiore, ma non ti posso mandare un dormitorio. E cominciò con il telefono a cercare, c'erano parecchi italiani che vivevano in Romania, a cercare qualche famiglia che mi accogliesse, fino a tanto che trovò uno di Milano, che però lavorava lì in Romania, e trovò questo e disse: vabbè, ci mandano da me, lo tengo io. Soltanto quando io arrivo lì, dice: guarda, che deve venire però mia cognata, deve venire dall'Italia, non so quando arriva. Dice: guarda, mi spiace, io un letto solo c'ho, quindi se arriva tu te ne devi andare. Vabbè. Infatti dopo qualche giorno arrivò questa cognata, riandai al consolato, il console dice: beh, senti, guarda, vieni a casa mia. Oltretutto a un certo momento, io dopo un po' di tempo che stavo a casa del console e della moglie, questi non avevano figli, mi voleva adottare. Quindi una permanenza di una quarantina di giorni a Bucarest, intanto che mi aveva fatto conoscere qualcuno della comunità ebraica, avevo trovato, mi avevano dato un po' di soldi, con questi soldi avevo comprato un biglietto aereo. Perché la RAF inglese faceva servizio, non passeggeri, faceva servizio militare tra Bucarest e Bari. Però se c'era posto caricava anche i passeggeri, pagando, dunque io pagai esattamente 17 sterline e 10 pence, ricordo perfettamente. E così presi quest'aereo che da Bucarest arrivò a Bari esattamente 2 giorni dopo Lello Peruccia, che pure lui aveva fatto praticamente lo stesso percorso. Lui non veniva da Sdrux, da Stari da Roga, si era separato da Primo Levi e da tutta la sua compagnia, ed era pure lui arrivato a Bucarest, e lui riuscì a partire 2 giorni prima di me, per sempre lo stesso tragitto Bucarest e Bari, e poi Bari Roma. E così sono arrivato a Bari. Tra l'altro, la prima cosa che mi fece una grandissima impressione, siccome c'erano gli americani nell'aeroporto, americani e inglesi, e quindi ci portarono in un buffet dove c'erano ogni ben di Dio, cose mai più viste, ma forse neanche prima le avevo viste mai, di un'abbondanza così mia. Poi mi accompagnarono alla stazione, andai dai carabinieri e raccontai la storia, che si mi fecero senza dire una parola. Io dico: una parola, che fosse una, non me l'hanno detta. Mi fecero soltanto il foglio di via per mettermi sul treno e per arrivare fino a Roma. Mi feci il viaggio, partì il treno, partì da sera, arrivò a Roma alle 2 del pomeriggio del giorno successivo, e mi feci tutto questo viaggio in piedi. Il treno era gremito, da Bari a Roma era strapieno di gente. Poi parlando, a un certo momento, parlando con altri viaggiatori, dissi che arrivato alla stazione, raccontai un po' brevemente la storia. Se arrivato alla stazione volevo telefonare a casa di qualcuno, se mi rispondeva qualcuno, perché non sapevo più niente, anche dei miei zii, eccetera. E qualcuno mi dette i soldi allora andavano i telefoni a gettone, ma non era a gettone, andavano a gettone, per comprare un gettone. Arrivato alla stazione Terni, andai alla casa del passeggero, che ancora c'è, che sta di fronte alla stazione Terni, e telefonai a casa di mio zio, fratello di mio padre, e non trovai nessuno. Allora telefonai a casa di una zia, sorella di mia madre, e lì trovai un cugino che fuori di sé scese di strada, ma non c'erano mezzi per arrivare alla stazione. Allora, ogni macchina che vedeva arrivare da lontano per via le Trastevere, lui veniva da via Saffi, cercava di fermarla, mettendosi in mezzo alla strada, allargando le braccia, eccetera, ma nessuno si fermava. A un certo momento arriva un tassì. Questo tassì si ferma. Dentro a quel tassì c'era un altro mio cugino, che andava per conto suo. È tornato via, andiamo a prendere la stazione, andiamo a prendere la stazione con questo tassì.
E così fu il ritorno in questa, famiglia. è stata la conclusione del mio viaggio. Ancora un po' di informazioni sul dopo. E si è ritrovato quindi senza Ma praticamente. devo dire la verità, io per il dopo penso di essere stato fortunato, nella grande disgrazia, sommato sulla sorte un po' girata al meglio. Ovvero, io quando sono tornato, ho avuto diversa gente che mi ha voluto incontrare, intanto c'era una cosa, quello tutti quelli che erano i parenti di quelli che erano stati deportati, che mi volevano incontrare, per me era una sofferenza terribile. Sapessi o non sapessi, in ogni caso era una sofferenza terribile. Il fatto di dover raccontare, così, ma insomma, diventava addirittura scostante ed evasivo. Era così. Ma comunque, insomma, dico, ebbi una certa fortuna. Primo, il fatto che appena sono tornato mi venne a trovare uno di quelli che era il datore di lavoro di uno dei miei fratelli e mi disse: guarda, dice, in qualsiasi, se tu vuoi, in qualsiasi momento, per te un posto nella nostra azienda c'è. E quindi io praticamente sono tornato a dicembre, il 2 gennaio del 1946, la mattina andai a lavorare, il pomeriggio no, perché il pomeriggio mi ricordo che c'era mio zio che mi volle portare dal radiologo, da Ascarelli, perlomeno per farmi fare qualche lastra, per vedere quali erano in quel momento le condizioni, visto che poi era uscito da un sanatorio, quindi era evidente qual era stata la malattia che avevo avuto. E quindi la mattina del 2 gennaio io ho cominciato a lavorare, questa qui è stata una grande fortuna. Un'altra fortuna immensa questa è stata quella di trovare, a parte i miei cugini che mi sono stati subito vicini, io però i primi giorni sono andato a casa dei miei zii, poi ho cercato di prendere possesso dell'appartamento che noi avevamo in affitto. E è stata una cosa molto dura, perché dovetti ricorrere al giudice, il quale il giudice sentenziò che a me bastava una camera e quindi dovevo convivere con questa gente qui. Dicevo, perché sono stato fortunato? Perché ho avuto la fortuna di incontrare un gruppo di amici che mi sono sempre stati vicini, che non mi hanno mai chiesto niente, che hanno cercato di farmi sentire uno di loro, che hanno cercato soprattutto di farmi credere una persona normale, e non lo ero. Grazie.